Buongiorno, chiederei a tutti di prendere posto per cortesia. Inviterei tutti i presenti a prendere posto in sala, grazie. Dunque, buongiorno e benvenuti a questa mattinata di dialoghi sul futuro del pianeta e delle persone. Come sapete, il pretesto di questi dialoghi ci viene dato dall'inaugurazione di questa nuova sede del CMCC, una sede che ospiterà team di scienziati di molte discipline diverse, focalizzati naturalmente sullo studio del clima e delle sue ripercussioni sulla realtà socio-economica. Ospiterà anche un centro di calcolo tra i più avanzati in Europa che si occuperà specificatamente di queste tematiche. Ma naturalmente per capire come questo centro, quale sarà il contributo che potrà dare questo centro di ricerca nel rapporto tra scienza del clima e transizione sostenibile, la persona più adatta non può che essere il presidente del Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, Antonio Navarra. Prego. Grazie Luca, grazie a tutti gli intervenuti. Per me come dire, è un piacere non formale vedere tutti quanti qui stamattina in questa sala. Questa sede che noi stiamo diciamo, inaugurando oggi rappresenta il punto di arrivo di un percorso che è cominciato 15 anni fa, quando abbiamo creato il Centro Mediterraneo per Lecce, una città, un territorio che è stato immediatamente ospitale e un terreno fecondo per lo sviluppo di questa organizzazione che in questi 15 anni credo è diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale per la scienza del clima. E dico non a caso scienza del clima perché quando noi siamo partiti in realtà la scienza del clima non esisteva, sto esagerando, non è vero che non esisteva. Ma non esisteva come un corpus coordinato e consistente di metodologie e principi che potessero essere applicati alla comprensione dei fenomeni climatici. Quando siamo nati per ultimi, nel senso che gli altri paesi europei avevano già stabilito dei centri nazionali di studio. Quando si arriva per ultimi, uno ha il vantaggio di imparare dagli errori degli altri. E quello che era chiaro in quel momento è che il clima non era solo una questione di temperatura, ma è invece una questione che affrontava i suoi, diciamo, le sue campi di discipline. Quindi siamo nati come un centro di ricerca integrato che studia il problema del clima a partire dalla formulazione dei modelli matematici che sono necessari per l'applicazione, passa attraverso lo studio degli impatti sui sistemi, fino ad arrivare all'analisi delle conseguenze politiche, economiche e sociali. In questi anni credo queste diverse discipline hanno lavorato assieme, hanno sviluppato un vocabolario comune che ci ha permesso di collaborare e di arrivare quindi a definire un corpus di conoscenze e di saperi che a questo punto posso effettivamente dire che si tratta di scienza del clima e non più di discipline separate e diverse. In un certo senso questo edificio rappresenta simbolicamente proprio questa integrazione. In questo edificio noi troveremo da un lato le infrastrutture informatiche che saranno il fulcro e la struttura della nostra studio, delle nostre ricerche, che rappresenta un'infrastruttura informatica che tra le prime in Italia, sicuramente la più grande in Italia, dedicata esclusivamente ai problemi climatici, tra le prime in Europa. E tutto ciò è stato possibile grazie al supporto della Regione Puglia, che voglio ringraziare esplicitamente, sia per il supporto finanziario, ma anche culturale e di elaborazione, che ci ha permesso di, come dire, fare la nostra parte e andare avanti nel nostro percorso. Percorso che è stato favorito anche dal sostegno della città di Lecce e quindi voglio ringraziare qui pubblicamente sia il sindaco che l'assessore che oggi si trovano per aver sostenuto questo nostro lavoro e per averci permesso di arrivare fino a qui.
che dire, molto è stato fatto, ma molto rimane da fare. Questo è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza. Penso che il nostro lavoro da oggi in avanti sarà ancora più impegnativo e ancora più, in un certo senso, difficile, ma entusiasmante. Qui troveranno posto un centinaio di ricercatori, oltre alla struttura portante della nostra fondazione. Io credo che questo edificio, anche simbolicamente, possa diventare un punto di riferimento per la città, per le istituzioni e per il territorio, e quindi guardo con grande fiducia e con una certa paura al futuro, perché sono ben conscio delle sfide che abbiamo davanti e speriamo di essere collettivamente tutti quanti all'altezza delle sfide che il clima e la società del futuro, i problemi che abbiamo, ci pongono. Quindi voglio ringraziare di nuovo tutti quanti per la partecipazione e quindi spero che abbiamo una mattinata di discussioni interessanti e coinvolgenti. Grazie. Grazie al professor Navarra, che da scienziato precisissimo qual è stato nei tempi al secondo. Praticamente invito naturalmente tutti gli altri relatori a fare altrettanto, proprio per poter dare spazio a tutti. E dopo il professor Navarra, l'altro padrone di casa, il sindaco della città che ci ospita, quindi il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti, naturalmente benvenuti per quanti non sono leccesi. Vi auguro proficua giornata di lavoro e anche un soggiorno piacevole. Credo che nessuno avrebbe potuto prevedere, professore, che 20 anni fa l'inaugurazione del nuovo centro coincidesse con una attenzione mondiale sul tema della neutralità climatica, della stabilità, che è diventata la sfida cruciale del nostro secolo, condizione imprescindibile della nostra sopravvivenza. E avere nella nostra città una istituzione di ricerca di profilo così autorevole è per noi motivo naturalmente di orgoglio, ma anche un'opportunità di cui non vogliamo privarci. Lungimiranza a chi l'ha pensata, di chi l'ha sostenuta, di chi l'ha accompagnata in questo lungo periodo. Naturalmente voglio precisare che dentro questa cornice i sindaci delle città sono perfettamente consapevoli di dover assolvere a un compito, visto che nelle aree urbane si concentra il 75% della popolazione mondiale, si emettono circa il 70% delle emissioni climalteranti, si produce il 65% dell'energia, quindi sono aree che hanno una responsabilità notevole per garantire questo passaggio epocale. La Puglia si propone come regione che fa delle fonti di energia rinnovabili il pilastro del mondo nuovo. Naturalmente è da tempo impegnata a consapevolizzare i decisori nazionali che questa è una sfida che deve essere costruita all'interno di una condivisione di ruoli e di responsabilità. Cioè il piano nazionale, il PNIEC, o assegna quote coerenti con le capacità di ciascuna regione di poter assolvere al compito, oppure rischia di essere assolutamente disequilibrata nella previsione di realizzazione di impianti di energia rinnovabile nel nostro paese. A partire dall'eolico offshore, lo voglio dire, se non ci dotiamo presto e bene di un piano di gestione dello spazio marittimo, non è immaginabile che decine di previsioni di impianti eolici possano essere collocati dal Gargano al Salento per mera previsione legittima dell'investitore privato. E da questo punto di vista il compito della scienza è fondamentale, perché non c'è piano di gestione dello spazio marittimo che non debba e non possa avvalersi del contributo di scienziati e ricercatori. E chiudo dicendo molto sinteticamente che credo che si debba costruire un'alleanza politica, un'alleanza di obiettivo fra istituzioni e ricercatori, per dare al Paese quello che da tempo si richiede: una legge nazionale sul clima, di cui l'Italia è sprovvista,
che è elemento non banale per essere perfettamente attrezzati a raggiungere gli obiettivi sfidanti del 2030, del 2050. Ieri si è consumato uno scontro non da poco a Bruxelles per le nuove misure, il pacchetto di misure del Fit for 55, che ci proprio sinteticamente racchiuso nel tema di questo incontro, la scienza del clima e la transizione sostenibile. Sappiamo di essersi stato oggetto di scontro tra coloro i quali spingono verso un phase out anticipato rispetto alle scadenze e chi ritiene che questo investimento fortissimo sulle energie rinnovabili possa creare scompensi di tipo socio-economico. Punto di equilibrio è quello che dobbiamo individuare. Credo che questa sia una sede assolutamente adeguata per darci utili contributi. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie al sindaco di Lecce Salvemini. E possiamo in qualche modo girare la domanda, la suggestione del sindaco al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che dovrebbe essere collegato con noi. Ci sente, ministro? Proviamo a verificare se il collegamento funziona. Ministro Giovannini? Allora, ancora qualche secondo di tentativi, altrimenti potremmo... Vediamo dalla regia cosa mi dicono. Un minuto. Con la platea, con gli ospiti in sala? D'accordo, grazie. Scusate, riproveremo naturalmente a ripristinare il collegamento. Allora, stiamo parlando naturalmente dei territori, abbiamo sentito il sindaco, ma come diceva il professor Navarra, un contributo importante alla realizzazione di questo centro lo ha dato la Regione Puglia ed è per questo che vorremmo sentire, dare la parola ad Alessandro Dellinoci, assessore allo sviluppo economico della Regione. Prego, assessore. Grazie, io sono oggi particolarmente contento perché forse un po' di anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare col CMSC in ruoli diversi, sembravamo un po' gente che era uscita dall'università, che era abituata a stare dentro quelle mura e quindi ci voleva ritornare. In realtà iniziamo a costruire un percorso in cui il tema delle città del futuro, le città intelligenti, dovevano avere, a nostro parere, lo ricorderà benissimo il professor Navarra, il tema del clima e della sostenibilità. Bene, oggi questo tema è all'ordine del giorno e siamo particolarmente contenti che si sia infrastrutturato un centro di ricerca di eccellenza che il professor Aloisio portò avanti inizialmente con un centro unicamente di supercalcolo e che oggi invece vede tantissime competenze riconosciute a livello nazionale e internazionale, per cui la prima cosa mi sento di dire è che da una discussione interna che abbiamo fatto al CMC, noi siamo pronti come Puglia a candidare anche un dibattito internazionale sul tema del clima e proveremo come Regione Puglia anche a sostenere questo dibattito, perché riteniamo che la Puglia in questo momento possa essere protagonista di questa sfida sul tema della sostenibilità, sul tema del piano del PAESC che con l'assessore Maraschio stiamo portando avanti in tutta la regione, che lei come assessore ambiente sta portando avanti da protagonismo, in un protagonismo diffuso dei territori, perché troppo spesso questi piani sono rimasti dei piani strategici che poi non hanno generato azioni di impatto, invece il PAESC, essendo un piano di azione, costruisce una strategia diffusa che stiamo sostenendo con un impegno economico rilevante affinché ogni singolo comune aderisca al patto dei sindaci e lo faccia in maniera consapevole, provando a costruire dei piani strategici di azione. L'altra parte, secondo me, preponderante è il tema della costa. Lo sviluppo della Puglia dei prossimi anni, per cui noi senza dubbio ci avvarremo della collaborazione di questa bellissima eccellenza che abbiamo nel nostro territorio, e si tratta su due grandi strategie che sono quella green e quella blu, e qui ci sono eccellenze che possono dettare una traiettoria. La strategia green lo ha detto qualche giorno fa il presidente Emiliano insieme a Draghi rispetto al patto che ha fatto, uno dei progetti bandiera dello Stato, reperiti alla transizione
alla genetica, soprattutto alla, alla realizzazione del polo dell'idrogeno, di cui la Regione Puglia anzitempo ha affrontato la sfida e che oggi impone un'opportunità di rilancio e sviluppo. L'idrogeno è un vettore importante energetico, un componente su cui stiamo costruendo il piano energetico proprio con l'assessore Maraschio, ma è una delle componenti. C'è un dibattito in questo momento, ha accennato il sindaco rispetto al tema dell'offshore, ma credo che in generale la Puglia può essere protagonista di questa sfida attraverso un organismo anche di gestione dell'energia, non solo come luogo in cui si può produrre, ma luogo in cui si può produrre anche chilometro zero d'energia. Da questo punto di vista noi stiamo costruendo una strategia industriale importante che è legata alla blue economy, che ripensa al tema anche della logistica come opportunità di sviluppo e rilancio. Io credo che oggi ci siano le basi per lavorare insieme, lavorare da un punto di vista scientifico, l'impatto, di economico, e credo che la Puglia può essere protagonista, e credo che stiamo avviando insieme un lungo percorso di cui sono orgoglioso che ci sia una base operativa nella mia città. Grazie. Grazie all'assessore De Linoci, ed ora un saluto della Presidenza della Regione attraverso la voce del capo di gabinetto del Presidente della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sono davvero contento perché la storia, il rapporto fra CMCC e la Regione Puglia era un rapporto datato, ma insomma, credo abbia avuto una svolta in termini proprio quantitativi all'inizio del mandato, del primo mandato emiliano, quando appunto insieme, ricordiamo, la professor La Forgia, abbiamo deciso che occorresse puntare in maniera decisa sul CMCC, facendo una scelta che in quel momento, per la verità insieme ad altre scelte, sembrava avere il carattere dell'estemporaneità. Non era comprensibile il quadro generale e come dire, la prospettiva che in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi di insediamento avevamo di fronte, che si è poi sintetizzata in una cosa banale che insomma purtroppo la politica dimentica di fare da anni, cioè in una normalissima attività di programmazione, che ha portato a fare delle scelte diverse fra loro, ma con un unico obiettivo. E io mi permetto di dire, questo obiettivo si sintetizza bene in quello che era il claim, quello che è il claim insomma dell'attività politica di questi mandati del Presidente Emiliano, cioè una lunga vita felice, cioè l'idea che la Regione Puglia possa ospitare per un lungo periodo di tempo cittadini o ospiti che possano godere evidentemente della bellezza, delle tradizioni, dell'arte, della cultura, della cucina di questa regione. È evidente che queste caratteristiche che poi si sintetizzano nel termine bellezza hanno un tema alla base, che è quello della capacità di questa regione di essere attrattiva sotto il profilo ambientale. E noi da lì siamo partiti, da una situazione che era complessa e che abbiamo via via dipanato proprio concentrandoci su alcuni investimenti in particolare che consentissero a questa regione di dotarsi di infrastrutture di ricerca e non solo, utili per traghettare questa regione, per completare il traghettamento di questa regione verso un confine ambientale sostenibile. Io tra le altre cose vorrei proprio brevemente citare il lavoro fatto sul tema della depurazione delle acque, per esempio, che è un tema fondamentale perché ha consentito non solo di recuperare evidentemente attrattività sotto il profilo turistico, ma evidentemente ha consentito a questa regione di poter disporre di litorali sani e quindi con tutte le conseguenze del caso. Vorrei citare la battaglia che abbiamo fatto per la decarbonizzazione e per l'ILVA, che lo ricordo a me stesso, non è mai stata una battaglia contro lo sviluppo, ma è stata una battaglia contro uno sviluppo concepito nell'Ottocento e che sembrava nel 2015, quindi non 100 anni fa, nel 2015, rappresentare l'unico modello possibile di sviluppo e di crescita per questa regione.
battaglia che, come sapete, è stata condotta per anni in assoluta solitudine, che dopo il Covid è diventata addirittura il paradigma su cui si basa diciamo, l'intera programmazione dell'Unione Europea, della Commissione Europea, della Comunità Europea nei prossimi decenni. E poi, per chiudere, sostanzialmente vedo Leo Piccino, vedo il DICE, e quindi penso al lavoro fatto sul post Xylella e quindi sulla necessità di affrontare in maniera seria il tema della diversificazione culturale e quindi di mettere a disposizione del sistema agricolo pugliese tutte le condizioni per diciamo, non solo materiali evidentemente, ma soprattutto come dire, di intelligenza necessaria per avviare una vera e propria fase 2 dell'agricoltura pugliese. E poi appunto per ultimo il lavoro fatto sul tecnopolo, cioè sulla medicina predittiva e preventiva, perché poi ecco, il ruolo di CMCC e di tutte le istituzioni che noi e degli enti di ricerca che abbiamo sostenuto in maniera più che proporzionale in questi anni si sintetizza poi in una banalità dal nostro punto di vista, che però rende bene l'importanza del lavoro che viene svolto dagli enti di ricerca e dalle istituzioni in questi anni. L'inconciliabilità fra la domanda di sanità e la capacità di rispondere a questa domanda in termini economico-finanziari, purtroppo, ci pone un problema, lo pone a tutti noi come, diciamo, come dire, figli e difensori estremi del modello di welfare universale. O noi individuiamo un meccanismo per interagire con l'ambiente e prevenire le cronicità, prevenire le problematiche di natura sanitaria, oppure saremo travolti e con noi verrà travolto il modello, e il Covid lo ha dimostrato in pieno, che è l'unico che è in grado di mantenere un equilibrio sociale che è mancato in altre aree del mondo e che va difeso estremamente. L'unico modo per difenderlo, considerando che l'incremento della domanda sanitaria all'incremento della domanda sanitaria non corrisponderà più un incremento di risorse finanziarie per sostenere questa, le cronicità che sono frutto purtroppo delle problematiche ambientali che viviamo da anni, solo attraverso un rapporto serio con queste problematiche, solo attraverso un rapporto sistematico e sistemico con queste problematiche, quindi sostanzialmente solo attraverso il contributo degli enti di ricerca noi potremmo arrivare ad offrire al sistema del welfare un'alternativa a quella dell'aumento indiscriminato dei costi e delle risorse necessarie. Quindi quando parliamo, per me, ripeto, oggi è un evento davvero felice, perché in realtà si compie un ulteriore passo avanti di un percorso lungo che il Presidente Emiliano ha inaugurato nel 2015 e che va in questa direzione. Io sono felice, come al pari di Alessandro, che questa cosa sia avvenuta nella mia città, e sono certo che l'interazione straordinaria che già c'è tra CMCC, il Sistema di Ricerca Pugliese, in particolare l'Università del Salento, continuerà e darà frutti straordinari. Grazie. Grazie a Claudio Stefanazzi. Io chiuderei questo giro di saluti della Regione Puglia, che appunto ha avuto un ruolo centrale nella creazione di questa nuova sede, con un intervento, con un saluto di Anna Grazia Maraschio, assessore regionale all'ambiente e alla pianificazione urbana. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi unisco a questa, diciamo, gioia anche espressa da chi mi ha preceduto. Claudio concludeva dicendo che siamo felici di questo risultato. Aggiungo, siamo felici di questo risultato e soprattutto di far parte di questo gruppo di lavoro, perché ci consideriamo come un gruppo di lavoro, che appunto della Regione Puglia, che diciamo, guidata da Michele Emiliano, che ha avuto sicuramente una visione, perché un dato è certo: in questa corsa, in questa sfida che l'Europa, con l'Europa stiamo cogliendo, certamente la Regione Puglia non si è fatta trovare impreparata, perché la capacità di programmazione, di delineare una visione e soprattutto di individuare nei centri di ricerca, nell'università, la chiave, la forza, lo strumento per delineare il cambiamento, quindi di una regione, credo che sia appunto, vada riconosciuto, è una intuizione, quindi è un percorso che è iniziato da molto tempo e che oggi ci consente di affrontare appunto questa sfida avendo accanto
la ricerca, l'università e questo istituto di grande prestigio a livello internazionale, così come è stato ricordato, e ad averlo nella nostra città. È una sfida importante, siamo impegnati su molti campi, ma soprattutto con un'azione coordinata. Noi siamo certi che appunto facendo leva sulla innovazione che ci deriva dalla ricerca, sono state ricordate molte azioni che stiamo seguendo, che prendono consistenza, una per tutte che mi piace ricordare, il processo di decarbonizzazione di Ilva, che appunto, come diceva poc'anzi Alessandro e Claudio, qualche anno fa veniva non solo osteggiata, ma vista appunto come qualcosa di irrealizzabile. Oggi si stanno realizzando tutto questo noi lo stiamo provando a costruire con il coinvolgimento, quindi con un'attività che vede anche il coinvolgimento degli enti locali, che non devono essere lasciati soli in questa attività importante portata avanti dalla Regione Puglia. Mi viene ricordato il patto dei sindaci, che anche in questo la Puglia, consentitemelo di dire, ha diciamo mostra di avere una visione ed una capacità di organizzazione anche che va un po' al di là anche delle altre regioni europee. Ci viene fatto un riconoscimento proprio di recente, nei giorni scorsi, rispetto al modello per l'attuazione del patto dei sindaci ideato da Regione Puglia come il modello migliore in Italia, e ci chiedono di poterlo divulgare in modo da creare diciamo una contaminazione nelle altre regioni. Abbiamo creato una cabina, un coordinamento regionale con la struttura regionale a supporto dei comuni, che non devono essere lasciati soli in questo percorso di pianificazione, di intervento importante che avranno, e con un comitato tecnico scientifico di cui fa parte anche il CMCC. E quindi questo diciamo sempre per voler sottolineare l'importanza che abbiamo riconosciuto sempre e continuiamo a riconoscere alla ricerca e all'innovazione che dalla ricerca può derivare, per cui anch'io esprimo diciamo così la gioia di poter partecipare a questa giornata così importante nella nostra città, avere un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale, per cui buon lavoro a tutti e buon proseguimento di attività a tutti noi. Grazie all'assessore Maraschio, grazie davvero. Ed ora riproviamo con un collegamento, con un altro ospite in collegamento. Si tratta di Mauro Petriccione, che guida la Direzione Generale per l'Azione per il Clima presso la Commissione Europea. Dottor Petriccione, ci sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Noi la sentiamo, la vediamo anche. Buongiorno, spero che lei benissimo ci senta bene e ci veda. Benissimo. Naturalmente vorremmo capire da lei che ruolo ha la ricerca scientifica, stiamo parlando di questo, siamo qui in una sede di un prestigioso centro di ricerca italiano sul clima, che ruolo ha la ricerca scientifica nel determinare le politiche climatiche della Commissione europea? È semplice cominciare dal dire che è un ruolo fondamentale, cioè che cercherò di spiegare anche perché. Innanzitutto vorrei ringraziare per questo invito a partecipare a un'iniziativa che è di importanza fondamentale per quello che facciamo, per quello che succede in Europa e nel mondo, e permettermi anche di aggiungere un tocco personale. Ne sono particolarmente lieto e particolarmente orgoglioso da pugliese di origine quale sono. Noi abbiamo degli obiettivi climatici a livello europeo per il 2050 e per il 2030. Perché? Non penso che abbia bisogno di fronte a questa udienza di ricordare la drammaticità della situazione e i danni che il cambiamento climatico apporta in maniera sempre più intensa. La Puglia è una regione di frontiera da quel punto di vista, basta guardare all'aumento delle temperature e pensare all'impatto che avrà sull'agricoltura della regione per avere un'idea di quanto la cosa sia seria.
Ricordo però che il nostro obiettivo 2050, per ambizioso che sia il programma per arrivarci, è un obiettivo minimo. Stiamo parlando di fermare il cambiamento climatico, non stiamo parlando di cancellarne i danni. E stiamo parlando di fermarlo a un punto che non è quello di oggi, cioè un punto che sarà molto peggiore di quello di oggi. Quindi anche questo obiettivo ambizioso, difficile, complesso, ci porterà a una situazione peggiore di quella in cui siamo oggi, ma con sforzo e con un po' di fortuna, una situazione alla quale siamo ancora capaci di adattarci e di sopportare le inevitabili perdite economiche, di tessuto sociale e anche purtroppo di salute e di vite umane. Per farlo, gli obiettivi 2030. E in questo momento è stato ricordato quanto la decisione si avvicini e sia controversa, come abbiamo visto nei dibattiti al Parlamento europeo ieri. Anche queste decisioni gravi, difficili, sono il minimo indispensabile. Si sente spesso dire che abbiamo 10 anni per risolvere il problema, non è vero. Abbiamo qualche decennio. Ma abbiamo 10 anni o meno per dotarci degli strumenti per farlo. Se nei prossimi 10 anni noi non riusciamo a sviluppare e a mettere in opera la regolamentazione, la legislazione, gli strumenti finanziari, l'investimento, la conoscenza di cui abbiamo bisogno per trasformare in profondità la nostra società, la nostra economia, falliremo. Quindi questo decennio è fondamentale. E questo decennio è già cominciato e non abbiamo ancora adottato gli strumenti necessari. Di qui la drammaticità della situazione attuale. Lasciatemi dire una parola sul perché lo stiamo facendo. Perché si sente spesso dire, vabbè, cosa conta l'Europa? A che serve avere un'Europa climaticamente neutra, mentre il resto del mondo, la Cina, gli Stati Uniti, altri, continuano a emettere CO2 e continuano a inquinare? Innanzitutto perché per risolvere il problema tutti devono fare la loro parte e quindi anche noi dobbiamo fare la nostra parte, come Europa, come Italia, come Regione Puglia, come tutte le realtà locali nel nostro continente. Poi perché noi siamo gli unici oggi in termini di conoscenze, di tecnologie, di consenso politico e di consenso popolare per creare il modello di sviluppo nuovo. Per dare un esempio che non è solo un esempio morale, ma è un esempio pratico di come si sviluppa un'economia moderna, competitiva, prospera, è decarbonizzata e capace di contribuire a fermare il cambiamento climatico. Se non ci riesce l'Europa non ci riuscirà nessuno e a quel punto il problema diventa insolubile. Noi siamo convinti di poterlo fare. E poi ci sono anche dei vantaggi immediati, dei vantaggi pratici. L'Europa stenta a mantenere innovazione in tanti campi, non perché non si innovi in Europa, ma perché altri innovano più e più in fretta. L'eccezione sono le tecnologie verdi, dove l'Europa continua a produrre più brevetti in assoluto e in termini relativi di qualunque altra regione del mondo. Quindi anche solo dal punto di vista semplice del nostro sviluppo economico, di dove puntare per il futuro, le tecnologie verdi sono un obiettivo razionale. E poi, oggi come oggi si sente parlare, ma possiamo ancora permettercelo, siamo in una crisi energetica mondiale e abbiamo di nuovo la guerra sul nostro continente. Questo è esattamente il momento di accelerare, perché noi abbiamo sofferto le conseguenze di crisi legate ai combustibili fossili a partire dai primi anni 70. E ogni volta abbiamo fatto finta di nulla, abbiamo sopportato i danni, e ci siamo comportati dopo come se la crisi fosse passata e non dovesse mai tornare. Purtroppo questa crisi è un fenomeno strutturale e si ripresenta ogni qualche anno.
è tempo di risolvere il problema una volta per tutte. E qui la proposta della Commissione è non solo di mantenere gli obiettivi del Patto Verde per l'Europa, ma di accelerare la trasformazione energetica, che significa non solo accelerare lo sviluppo e il dispiego delle energie rinnovabili, significa anche investire nel tipo di economia, nelle tecnologie, nei modelli di business, di attività economica, nei comportamenti individuali, nei cambiamenti della nostra società, che possano utilizzare queste energie verdi piuttosto che le energie fossili. Significa investire in elettrificazione massiccia della nostra industria, della nostra società. Significa investire non solo nella produzione di idrogeno verde, ma nell'uso dell'idrogeno verde, nelle attività e nelle tecnologie che lo usi. Si è parlato di Ilva. Tarantino è un soggetto particolarmente delicato per quel che mi concerne. Noi vediamo in altre parti d'Europa l'industria dell'acciaio che si prepara a decarbonizzare con un cambiamento radicale di tecnologie, chiudere gli altoforni, ma non chiudere le fabbriche, non chiudere la produzione di acciaio. E spero che questo possa farsi anche a Taranto. Come facciamo tutto questo? È essenzialmente una questione di investimenti, ma nel senso più ampio del termine. Stiamo parlando di investimenti in tecnologie, investimenti in strumenti produttivi, ma stiamo parlando anche di investimenti nelle persone, investimenti nella conoscenza degli individui, nelle skills, nelle capacità professionali di adattarsi a nuove attività, e di investimenti nel cambiamento del nostro modello di società sul territorio. E qui il ruolo che è stato ricordato dai rappresentanti della città e della regione, il ruolo delle autorità locali e regionali è assolutamente fondamentale. Noi abbiamo sostenuto il patto per i sindaci e continuiamo a sostenerlo precisamente per questo. Una gran parte del cambiamento va fatta a livello locale, fatta con i cittadini, con le autorità locali, non succederà altrimenti. Poi investimenti nella giustezza di questa transizione, nella giustizia, nell'equità. Bisogna essere chiari, la transizione sarà costosa. È un investimento, non è un costo netto, non sono soldi buttati via, però le risorse per questo investimento vanno trovate. Tutti quelli che possono permetterselo dovranno pagare di più per qualche tempo. Dobbiamo anche trovare il modo per evitare che quelli che non possono permetterselo siano lasciati indietro. Quindi l'equità della transizione è un elemento fondamentale dell'esercizio. Per citare il mio vicepresidente esecutivo, Franz Timmermans, la transizione sarà giusta o non ci sarà una transizione. E qui vengo al punto di questo evento, investimenti nella conoscenza. Conoscenza scientifica, ma anche scienza applicata. Come tradurre la conoscenza scientifica in modelli pratici, in una guida pratica allo sviluppo delle tecnologie e allo sviluppo delle politiche per favorire la trasformazione del nostro sistema energetico e combattere il cambiamento climatico. I nostri obiettivi in senso lato sono chiari. Energia a zero emissioni, industria a quasi zero emissioni, mobilità pulita, un uso della terra diverso sia per quanto riguarda le foreste che l'agricoltura, tutti gli altri usi della terra che possano non solo essere più sostenibile, ma che sia in grado di compensare per quello che resta delle emissioni, per esempio nel nostro settore industriale o in agricoltura. Però non facciamoci illusioni. Per quanto riguarda solamente l'Europa, la nostra analisi prevede che nel 2050, se tutti i nostri obiettivi sono raggiunti, avremo ancora un 5% residuo di emissioni e per compensarle
con i pozzi di carbonio creati dalle nostre foreste, dovremo raddoppiare il pozzo di carbonio che abbiamo oggi, da 260 e qualcosa milioni di tonnellate a oltre 500. Giusto per darvi la scala della sfida e il fatto che quando si sente parlare di non cambiare la nostra economia e compensare le emissioni con i pozzi di carbonio, certo è vero, è possibile, ma è estremamente limitato. E poi vorrei concludere sottolineando un problema sempre più importante. La scienza continua a progredire, la scienza del cambiamento climatico, in modo sempre più rapido e ci dice delle verità sconcertanti. Non solo che la situazione peggiora a un ritmo più intenso di quanto non pensassimo, ma la nostra analisi della situazione attuale è falsata. E in realtà la nostra situazione attuale è pregressa ed era peggiore di quanto non pensassimo, che quindi continua ad aggravare la situazione. D'altro canto, invece, i tempi della politica, i tempi dell'amministrazione, soprattutto se vogliamo assicurare una gestione democratica del cambiamento, sono necessariamente più lenti. C'è un divario inevitabile tra il ritmo del cambiamento climatico, il ritmo dei danni sul territorio che noi vediamo e il ritmo di una gestione democratica degli strumenti del cambiamento. L'unico strumento che può permetterci di colmare in parte quel divario, di evitare che questo divario annulli i nostri sforzi, è la conoscenza scientifica. E la conoscenza scientifica applicata alla previsione, quando parliamo di strategic foresight, è questo di cui parliamo di utilizzare conoscenze scientifiche per capire meglio non solo quello che sta succedendo, ma quello che va fatto per informare l'attività dell'amministrazione, della politica e per rendere chiaro ai politici e agli amministratori che non c'è tempo da perdere. I tempi di una gestione inclusiva, di una gestione equa, restano quelli che sono, ma basarli su conoscenze chiare, comprovate, solide, può servire ad accelerare i tempi e a rendere quel divario gestibile se non eliminato. Quindi concludo anch'io augurando al nuovo centro buona fortuna, buon lavoro, avremo bisogno di quello che il centro produce sempre di più e sempre più rapidamente. Grazie. Dottor Petriccione, grazie. Io le farei una domanda, se lei ci può concedere ancora qualche minuto del suo tempo, se è ancora in collegamento, chiedendole se possibile di abbassare un pochino l'inquadratura per poterla vedere meglio per intero. Ecco, grazie davvero. Ecco, lei ha parlato dei tempi della politica. Immagino che per il ruolo che occupa lei sia stato tra gli autori dei provvedimenti votati al Parlamento europeo l'altro giorno. Le volevo chiedere rapidamente una valutazione di quel voto e se non teme che quando i provvedimenti proposti dalla Commissione, quindi attraverso, immagino, anche la sua direzione generale, votati al Parlamento europeo, quando quei provvedimenti arrivano al Consiglio europeo, cioè al vaglio dei governi nazionali, non c'è il rischio che vengano indeboliti. Ecco, come si può evitare che questi provvedimenti così delicati per il futuro dell'Europa e del pianeta vengano, diciamo, le ambizioni vengano via via abbassate man mano che si passa nelle varie fasi di approvazione? Scusate, grazie. Credo che la sua domanda contenga già il nocciolo della risposta. Innanzitutto, il processo è in parallelo. Noi stiamo discutendo in parallelo in Parlamento e al Consiglio quello che si chiamano le posizioni di negoziato dei due colegislatori. E il mese di giugno sarà cruciale in entrambi i casi. E poi noi siamo abbastanza ottimisti sul fatto che in Consiglio gli Stati membri si rendano conto che affievolire queste proposte si ritorcerà contro di loro.
credo che gli Stati membri abbiano capito, non voglio dire che siano già in accordo con le nostre proposte, però il principio fondamentale che noi abbiamo posto all'inizio, che non è possibile semplicemente ridurre il livello di ambizione di queste proposte, il livello complessivo. Se una proposta non è accettabile, va sostituita con un altro strumento che ottenga un risultato paragonabile a quello che noi avevamo proposto, credo che questo principio sia passato abbastanza presto. E quindi questo mi rende ottimista che l'equilibrio globale rispetterà gli obiettivi che noi abbiamo proposto. Siamo anche vicini, non ci sono moltissime alternative a quello che abbiamo proposto in termini di strumenti pratici, perché la nostra economia è quello che è, la nostra società è quello che è, ci sono dei limiti a quanto uno possa inventare cose completamente nuove. Però ci saranno dei cambiamenti rispetto alle proposte della Commissione, ma ripeto, vediamo quei cambiamenti capaci di ottenere un risultato paragonabile. E la stessa cosa è successa in Parlamento. Se uno guarda bene il dettaglio, innanzitutto il Parlamento ha votato una serie di posizioni sulle proposte della Commissione che vanno tutte nel buon senso. Su alcuni casi il Parlamento è ancora diviso, ma la divisione non è tanto facciamo quello che la Commissione ha proposto o facciamo meno. C'è una forte opinione, corrente di opinione nel Parlamento che vorrebbe fare molto di più. Noi abbiamo cercato di fare proposte che raggiungano il risultato che vogliamo raggiungere, ma in una maniera che sia fattibile, perché potremmo eliminare le nostre emissioni molto facilmente, come abbiamo fatto nel 2020. Chiudiamo tutto e non si emette più. Credo che quello non sia l'obiettivo. L'obiettivo non è di fare dei sacrifici, di sacrificare la nostra prosperità per salvare il pianeta. Tra l'altro il pianeta se la caverebbe molto meglio senza di noi, per essere onesti. La questione è come trasformare la nostra economia continuando a produrre ricchezza, a produrre prosperità, e smettere di danneggiare la base fisica di quella prosperità e di quell'economia. Quindi il dibattito è inevitabile. L'episodio del Parlamento ha fatto scalpore. Se uno guarda al dettaglio, non è necessariamente un fatto negativo, perché il dibattito era esattamente sulla questione fondamentale quanto possiamo fare e quanto in fretta. E c'erano certamente delle voci che vorrebbero andare più lentamente e fare meno, ma non erano voci maggioritarie. Grazie. La maggioranza del Parlamento è per fare o quello che la Commissione ha proposto o fare di più. Grazie. Grazie al dottor Petriccione della Direzione Generale per l'Azione per il Clima presso la Commissione Europea. Buon lavoro, ne avrete molto da fare, immagino. Riproviamo a ripristinare il collegamento con il ministro Giovannini. Allora, ci è stato detto che il collegamento è stato ripristinato, vediamo se ci sente il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ministro Giovannini, ci sente? Sì, buongiorno. Buongiorno ministro, benvenuto, grazie per aver accettato l'invito del CMCC. Ecco, chiediamo anche a lei qual è il ruolo della ricerca scientifica nella sostenibilità. Lei è stato un fautore dello sviluppo sostenibile con l'ASVIS, adesso occupa il ruolo di ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili. La ricerca scientifica che contributo può dare alla politica per andare in quella direzione? Buongiorno a tutte e a tutti. Come ho detto al presidente Navarra, sentite la mia voce inesistente purtroppo. Quindi mi limiterò a fare veramente un saluto brevissimo, perché non sono proprio in condizione di parlare, ma non volevo essere totalmente assente a questo momento importante per il CMCC, ma per l'Italia, perché il centro è un centro di eccellenza del nostro paese a livello europeo, a livello internazionale. Io vorrei ringraziare Antonio Navarra, Carlo Carraro e tutti coloro i quali lavorano nel centro
anche per la collaborazione che è stata instaurata prima con ASVIS e ora anche con questo Ministero attraverso la predisposizione dei rapporti che ho voluto venissero realizzati nel corso di questo anno. Due rapporti particolarmente importanti, uno sul cambiamento climatico e l'impatto sui sistemi di mobilità e sulle infrastrutture, e il secondo sul tema della decarbonizzazione dei rapporti. D'altra parte, per anni ho spinto prima l'Unione Europea, poi la Commissione Europea, poi l'Italia a dotarsi di strutture in grado di fare foresight strategico. E avendo lavorato con il Joint Research Center della Commissione Europea su questi temi, sono molto lieto che molte di quelle idee siano entrate nel primo rapporto del vicepresidente della Commissione Shefcovic. In Italia abbiamo invece molto da fare, molto da investire proprio su questa nostra capacità di guardare al futuro. E per il nostro ministero, che è chiamato a programmare gli interventi che avranno effetto tra 10-20 anni sul nostro sistema socio-economico e ambientale, in questo anno ho provato proprio a rafforzare questi rapporti con la comunità scientifica. Come capite, veramente mi devo fermare qui, perché la voce, anche quel residuo che c'era. Ministro, apprezziamo molto lo sforzo, veramente. Grazie. È finito, e quindi vi auguro ancora Ministro, buon lavoro. Guardi, c'è un applauso di incoraggiamento e di ringraziamento per la sua voce. Le faccio una domanda, lei può anche rispondere con un cenno, diciamo, con un sì o con un no. Il voto dell'altro giorno al Parlamento europeo sappiamo che ha dato il via, poi ci sarà naturalmente, ci dovrà essere l'approvazione del Consiglio europeo, stop alle auto a combustione interna dal 2035. L'Italia sarà pronta nel 2035 per avere un parco auto elettriche? Queste sono infrastrutture, mobilità sostenibile. Ci dica un sì o no, saremo in grado di avere le auto elettriche? Non posso rispondere con un sì o no, ricordo soltanto in due frasi. Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, molti mesi fa, aveva individuato il 2035 come anno per fare quello che ora il Parlamento Europeo ha definito. Secondo elemento, noi dobbiamo guardare all'automotive in senso ampio, non semplicemente le automobili, la sostituzione delle moto, degli autobus, dei mezzi pesanti, questo è l'automotive, oltre che naturalmente le auto, apre grandi opportunità anche di produzione nazionale per il nostro paese, e quindi rinvio al rapporto sulla decarbonizzazione dei trasporti, dove appunto i nostri esperti hanno mostrato possibilità, opportunità, vincoli e anche la necessità di avere appunto un approccio olistico al problema, perché il tema è veramente molto complesso. Bene, grazie ancora per questo surplus di sforzo che a cui è sottoposto la sua voce, per colpa mia. Grazie Ministro, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie. Allora, grazie Assessore. Allora inviterei sul palco Carlo Carraro, appunto tra i fondatori del CMCC, professore ordinario di economia ambientale all'Università Ca' Foscari e vicepresidente del Work Group 3 dell'IPCC. Prego professore. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti e benvenuti oggi. Io sono qui in realtà con un duce cappello. Nel 2001 ero tra quelli che hanno lavorato alla preparazione del primo rapporto di fattibilità di un centro di ricerca sul clima in Italia, preparato per il Ministero dell'Ambiente di allora, che poi divenne un bando a cui partecipò il CMIC come consorzio di università, e vinse, e da lì nel 2005 partì una storia che si include oggi, o meglio, che ha una tappa importante oggi con l'inaugurazione di questo centro.
ed è stato un percorso che appunto ho seguito fin dall'inizio, e con questo cappello non posso che felicitarmi, posso che essere molto contento di essere qui, non solo per la sede, ma solo per il nuovo centro di supercalcolo che vedrete dopo. E devo dire che devo ringraziare tutti quelli che hanno dato questo progetto dentro e fuori il CMCC, ma visto che non è stato ancora fatto, fatemi ringraziare Laura Panzera e tutto lo staff del CMCC per il lavoro che hanno fatto. E il secondo cappello è quello dell'IPCC. Io rappresento il governo italiano dentro l'IPCC e sono il rappresentante italiano nel bureau dell'IPCC, che, per chi non lo sapesse, è questo organismo delle Nazioni Unite che rappresenta tutti i paesi delle Nazioni Unite e che ogni 6-7 anni produce un rapporto sullo stato della conoscenza, non produce nuova ricerca, ma una sintesi di quello che sappiamo sui temi del cambiamento climatico. Tra l'altro, il mio secondo mandato è un piacere di essere stato, una cosa succede raramente, quella di essere confermato per due mandati di fila. E il lavoro che abbiamo fatto si è concretizzato quest'anno con la produzione del nuovo assessment report, è uscito il volume 1 ad agosto del 21 e nel 22 invece sono usciti gli altri due volumi. È stato ritardato, all'inizio del 23 uscirà il rapporto di sintesi concluderà il processo. È un documento non soltanto scientifico, un documento politico, perché poi viene approvato in seduta plenaria da tutti i governi delle Nazioni Unite, quindi il suo valore è questo, non tanto come sintesi scientifica, perché sono tutte cose che sappiamo, ma come documento che i governi adottano come base scientifica per le proprie azioni. E questo documento è stato realizzato anche con il contributo del CMCC, che ha lavorato in tutti e tre i volumi, in tutti e tre, il primo dedicato alle scienze del clima, il secondo agli impatti dei cambiamenti climatici e il terzo alle politiche. Ecco, in tutti questi c'è stato un ruolo importante del CMCC. Il commento che volevo fare adesso non riguarda tanto l'aspetto politico, non abbiamo già sentito molto bene dal dottor Perriccione. Il ministro Giovannini vi ha raccontato quanto importante sia per il suo ministero il lavoro che un gruppo di scienziati, che cui faccio parte, che ho coordinato, ha realizzato, e il rapporto sulla decarbonizzazione dei trasporti, poi lo invierò perché è uscito pochi giorni fa, è un documento essenziale che è stato usato dal governo italiano per definire una posizione importante a livello negoziale, sapendo i costi e i benefici di alternative diverse, nello specifico per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Ed è un lavoro che va a fondo, per esempio, sul tema delle tecnologie, sul tema dell'elettrico, dell'idrogeno, fa vedere dove serve una, dove serve l'altro, dove abbiamo ancora delle incertezze, invece dove non ce l'abbiamo, facendo chiarezza su un dibattito che invece sui media è alquanto superficiale e che non può essere quello che informa le scelte dei politici. La scelta dei politici deve essere informata da una base scientifica molto rigorosa. Ed è quello che appunto questo ministero ha fatto, altri ministeri magari non fanno, ma per la pochezza del ministro più che per la non disponibilità di informazioni scientifiche a scala nazionale o internazionale. E il lavoro che fa l'IPCC è proprio questo, è un lavoro che ha bisogno di nuovi strumenti, e forse questo è un punto importante che voglio sottolineare. A livello scientifico c'è pure una transizione in atto. La modellistica che abbiamo usato finora, che l'IPCC e tutti i centri di ricerca internazionali hanno utilizzato finora, è una modellistica che ha bisogno di importanti cambiamenti, perché nuove sono le domande che vengono poste alla scienza. Faccio un esempio. La Banca Centrale Europea ha rilasciato l'anno scorso una direttiva che quest'anno è arrivata anche alle banche italiane, e le banche italiane si stanno adattando, che modifica i criteri con i quali vengono fatti gli stress test. I stress test sono quelli che verificano la rischiosità di ciascuna banca e quindi i requisiti di capitale che le banche devono rispettare per poter essere solventi, per poter far fronte a questi rischi. Vengono inclusi dentro gli stress test anche i rischi climatici, di due tipi: gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi della transizione, quindi i rischi legati alla transizione verso un'economia a zero emissioni. Questo farà sì che le banche che prestano ad imprese rischiose sono quelle o che sono soggette agli impatti del cambiamento climatico, per esempio nel turismo o nell'agricoltura,
o sono quelle che invece sono soggette alla transizione, per esempio tutto il mondo dell'industria fossile. Ecco, se prestano a questi soldi, a queste banche, devono mettere da parte più soldi e questo costa molto alle banche. E questo è un forte incentivo da una politica a costo zero che permette di cambiare il comportamento delle banche e quindi delle imprese, perché le imprese stesse, se vorranno avere finanziamenti a tassi bassi, dovranno cambiare comportamento e decarbonizzare. Ecco, questa però modifica richiede la capacità di calcolarli questi indicatori di rischio. E calcolare questi indicatori di rischio significa, ad esempio, andare a calcolare gli impatti di cambiamenti climatici su una scala molto più piccola di quella su cui lavoravano in precedenza i modelli scientifici. Questo è quello che sta facendo il CMGC, ad esempio, si sta trasformando la propria dotazione di calcolo per riuscire ad arrivare a calcolare gli impatti di cambiamenti climatici su una scala molto più piccola, una scala urbana, la scala delle città, la scala delle zone costiere, ad un livello che spaziale estremamente limitato. Questo richiede non soltanto una modellistica matematica molto più complessa, ma soprattutto una capacità di calcolo molto più forte, per quello che abbiamo sotto questo supercalcolatore, perché la quantità di operazioni che bisogna fare è infinitamente più grande se andiamo a ridurre la scala, ed è esponenziale la crescita del calcolo quando si riduce la precisione dell'analisi degli impatti che abbiamo. Questo è un esempio relativo alla modellistica fisica, ma la stessa cosa vale per la modellistica economica. Il problema del cambiamento climatico non è un problema ambientale o ecologico, è un problema di trasformazione industriale, di trasformazione economica del paese. Allora, se noi vogliamo capire i costi e i benefici della trasformazione, non possiamo usare i modelli di 10 o 15 anni fa che individuavano settori economici che oggi sono in via di sparizione, alcuni, o in via di profonda trasformazione, altri. Abbiamo bisogno di modelli che catturino queste trasformazioni industriali, capendo come il progresso tecnico, l'innovazione sta cambiando, e non solo quella verde, ma anche quella digitale, sta cambiando il modo di produrre, il modo di organizzare la produzione, e allo stesso tempo capendo come il fatto che occupazione e produzione possano diminuire in qualche settore vengano sostituiti dall'emergere di altri settori. Questi modelli non ci sono, non ce li abbiamo in Italia, non ce li ha la Commissione europea, stiamo ancora usando modelli vecchi e abbiamo bisogno di strumenti nuovi. Anche questo è un altro investimento che andremo a fare da qui nei prossimi anni per riuscire a dotare non solo questo paese o questa regione, ma la comunità scientifica internazionale, perché poi il nostro posizionamento è a livello mondiale, noi siamo uno dei 10 principali centri di ricerca a livello mondiale. Quindi è lì che andiamo a competere, vogliamo essere i primi ad arrivare sul mercato della conoscenza con dei modelli che gli altri non hanno. Ecco, questo per darvi un'idea del lavoro, dello sforzo che un'infrastruttura fisica come quella che vedete oggi, no? Questi spazi, le persone che ci lavorano, il computer che sta dietro, ma a che serve tutto questo? Serve a gestire un processo di trasformazione anche scientifico per riuscire a dotare governi, imprese, banche. Imprese, per esempio, noi parliamo del ruolo dei governi, abbiamo parlato tanto, ma in realtà in questi anni chi ha spinto per la trasformazione non sono i governi hanno combinato davvero poco a livello nazionale, a livello internazionale. L'Europa ha fatto meglio di altri perché è l'unica regione al mondo che ha ridotto le proprie emissioni, ma gli altri le hanno aumentate tutte, quindi davvero, se dovessimo dare un voto, non potremmo dare certamente un voto positivo a quello che hanno fatto i governi. Le imprese hanno fatto un po' meglio, invece, sono molte le imprese che si sono spinte verso una trasformazione al loro interno che permette loro di essere più efficienti da un lato e allo stesso tempo produrre meno emissioni. E questa idea del science-based target è un'idea che migliaia di imprese hanno adottato per definire la transizione verso le emissioni zero al 2050, al 2060, a seconda dei paesi, all'interno della loro organizzazione, dei loro sistemi di produzione. Science-based significa che devono appoggiarsi a qualcuno che quella scienza è in grado di produrla e di produrla in modo credibile, affidabile, con strumenti che siano effettivamente solidi. E questo è quello che noi tentiamo di fare, quello che tentiamo di fare dentro il CMCC, dentro ovviamente l'IPCC, che è il collettore poi di tutte queste informazioni, per fornire imprese, governi, sistemi bancari di questi science-based information, che sono quelli che poi decideranno come ciascuno a livello di città, di regione, di paese o di impresa adotterà decisioni, strumenti per ridurre le emissioni di gas. Ecco, questo
è il perché siamo qui e perché questa cosa è importante, perché oggi è una data, un momento importante anche nel cambiamento, nella trasformazione del CMCC. È un passaggio. Da domani il CMCC dovrà essere diverso e abbiamo gli strumenti che ci permetteranno, gli strumenti di calcolo e le infrastrutture, che ci permetteranno di fare un ulteriore passo in avanti, un ulteriore cambiamento nel modo in cui produciamo scienza. Grazie, grazie professor Carraro. Le vorrei fare una domanda, anzi prima vorrei difendere minimamente la categoria a cui appartengo. Lei ha parlato dei media, voglio sperare che i ministri, e soprattutto quelli che si occupano di clima, non decidano in base a quello che leggono sui giornali, ma a quello che leggono sui rapporti IPCC, soprattutto se hanno una laurea in fisica, perché altrimenti diciamo non servirebbe. La domanda che le voglio fare è sulle imprese, appunto, proprio alla luce del voto dell'altro giorno. C'è chi ha detto, chi ha commentato, votare lo stop alle auto a combustione significa dare una mano all'industria cinese e affossare quella italiana. Ecco, ci spiega perché invece questa può essere un'opportunità. Lei è un economista, studia queste cose da tanti anni. Perché può essere un'opportunità per l'industria italiana accelerare la trasformazione? Tra l'altro l'informazione, questa cosa che la decisione di fermare le auto endotermica 2035 penalizzerebbe l'Italia, è un'informazione che viene da ANFIA, che è l'Associazione Nazionale Fornitori di Industria Automobilistica, sulla base di un rapporto di Roland Berger che dice: se l'industria italiana non adotta nessuna azione per trasformare i prossimi processi produttivi e organizzativi nei prossimi 10 anni, potrebbe perdere 70.000 persone. Ora, poi nel dibattito quel se è scomparso e c'è scritto perderà 70.000 persone. Beh, insomma, il consulente Roland Berger, quando fu chiamato dall'ANFIA, scrisse: se non fate questo, allora perderete 70.000, ma perché non fare tutto quello che è previsto si possa fare per non perdere quell'occupazione? Allora, quell'elenco di cose da fare è un elenco molto ragionevole, che riguarda la trasformazione anche della filiera. Non stiamo parlando in questo caso di chi produce le auto, anche perché in Italia la produzione di auto diciamo, si è largamente ridotta e le proprietà si sono già trasferite in altri paesi, ma la fornitura, tutta la catena di produzione è effettivamente insediata in tante regioni italiane ed è una cosa importante. Ecco, questa fornitura ha bisogno di essere trasformata, di essere accompagnata nella trasformazione verso una diversa tipologia di produzione. Per quello prima dicevo che la trasformazione ecologica è una trasformazione industriale prima ancora che ambientale. Allora, quello che dovrebbe fare, sì, in questo caso sì la politica, in questo caso sì le risorse del Green Deal europeo, del PNRR, quelle che verranno, perché assieme al commissario Gentiloni abbiamo prodotto per esempio un rapporto che propone di dotare l'Europa di ulteriori risorse, un recovery plan 2.0 specifico per la decarbonizzazione di alcuni settori produttivi in Italia, in Europa. E questo processo di accompagnamento, le risorse che devono essere messe in questo processo di accompagnamento, è quello che serve per fare questo tipo di investimenti. Il governo spagnolo, me lo raccontava proprio il ministro Giovannini al telefono 2 giorni fa, ha appena adottato 2 importanti misure, ha chiesto gli ulteriori fondi, perché non tutti hanno attinto a tutti i fondi del PNRR, l'Italia li ha presi tutti, ma altri paesi hanno detto no, ce ne basta una parte. Il governo spagnolo ha detto no, guarda, all'inizio pensavamo che ci bastasse una parte, adesso ne vogliamo ancora un pochini, e con questi soldi in più che ha dato l'Europa hanno deciso di costruire 2 gigafactory, una dedicata alle batterie e una dedicata ai chip, per dotarsi di quella infrastruttura di cui c'è bisogno per fare quella trasformazione, perché quell'industria automobilistica, questo di fondo, ha bisogno di queste due cose, chip e sensori batterie prodotte qui. E questo è quello che dovremmo fare anche noi e dovremmo immaginare di fare anche noi per evitare appunto di dover dipendere nuovamente da altre forniture straniere che potrebbero rivelarsi altrettanto instabili quanto quelle dei fossili da parte della Russia. Ma è una cosa fattibile, lo stanno facendo altri paesi, lo possiamo fare anche noi. Di nuovo, è sempre un problema di vedere il problema della trasformazione ecologica come un problema di sistema. L'obiettivo è cambiare, lo diceva benissimo, seppur con poca voce, il ministro Giovannini, di cambiare il sistema produttivo italiano.
è lì che dobbiamo intervenire. Ed è per quello che lui citava, per esempio, la delibera del CITE, del Comitato Interministeriale della Transizione Ecologica, perché lì è il ministro dello sviluppo economico, il ministro della mobilità e il ministro della transizione ecologica, manca quello della transizione digitale che io avrei messo bene assieme agli altri, però questi tre hanno insieme deciso che quello è il percorso da fare per arrivare al 2035 senza penalizzare l'industria italiana, ma accompagnandola in un processo. Ci sono 13 anni davanti, ce la possiamo fare. Speriamo di farcela davvero, grazie al professor Carlo Carraro per il suo intervento, con il quale si chiude questa prima parte dedicata alla scienza del clima e invece torniamo a parlare di politica, della politica climatica naturalmente, delle sue ripercussioni anche sul territorio in cui ci troviamo, sulla Puglia, con un focus sia sull'agricoltura che sulla ricerca e sull'innovazione. Allora, per fare questo abbiamo con noi due europarlamentari molto legati naturalmente al territorio. Inviterei sul palco Raffaele Fitto. Onorevole Fitto, buongiorno, benvenuto. Benvenuto. E poi l'onorevole Paolo De Castro. Da qui in poi, questa è la mia sedia, prego, accanto a me. E l'onorevole De Castro, benvenuto, grazie per aver accettato entrambi il nostro invito. E poi il professor Riccardo Valentini, dell'Università della Tuscia. Professore, se si mette al centro, perché questa diciamo, per motivi di regia la devo occupare io. Bene, allora vi passerete poi il microfono. Ecco, abbiamo sentito tanti interventi questa mattina, vorrei dare a voi tre 10 minuti la parola per parlare appunto di politica climatica, come può incidere sul territorio, quali sono le vostre opinioni in proposito. Prego, onorevole Fitto. Grazie. Grazie, innanzitutto mi fa molto piacere essere qui. Condivido anche le considerazioni che sono state fatte poc'anzi rispetto al ruolo importante che una struttura come la vostra, come il CMCC, può svolgere anche come supporto fondamentale all'azione e al lavoro che deve essere portato avanti a livello istituzionale. Noi forse non avevamo immaginato di trovarci, Paolo, in questo dibattito proprio esattamente e precisamente qualche ora dopo il voto in Parlamento europeo sui provvedimenti principali del Fit for 55, e quindi sicuramente questo ha un grande impatto anche mediatico, visto che è stato richiamato questo aspetto. Io vorrei provare anche a fare una valutazione rispetto a ciò che è accaduto in Parlamento nei giorni scorsi e anche rispetto a quelle che sono le problematicità e le criticità che abbiamo di fronte rispetto ai temi di cui noi parliamo. Il dibattito spesso diventa troppo secco ed estremista fra le diverse posizioni e appare, rispetto anche agli obiettivi che devono essere raggiunti, un dibattito che tende a dividere le posizioni politiche. Io penso che sia molto importante invece partire da una considerazione: la strategia complessiva e gli obiettivi che ci si pone non possono che essere assolutamente condivisibili, perché evidentemente parliamo di una strategia che ha come obiettivo quello della riduzione delle emissioni, di un cambiamento complessivo del nostro sistema economico, industriale, che certamente rappresenta e deve rappresentare un obiettivo fondamentale da raggiungere. Però mi sembra che sia necessario anche inserire alcuni elementi, alcune considerazioni di carattere più generale. La prima è geopolitica. Può sembrare distante alle cose che noi diciamo, ma quello che sta accadendo da un po' di tempo a questa parte, e soprattutto il conflitto in Ucraina, non può tenere fuori le nostre considerazioni rispetto all'elemento divisivo in Parlamento, perché voglio essere molto chiaro anche su questo: non c'è una divisione sulle strategie, Paolo, la divisione è sui tempi di attuazione, e i tempi di attuazione devono scontare alcuni elementi che devono essere chiari rispetto sia alle scelte, sia alle modalità di attuazione, sia all'utilizzo delle risorse. Perché poco fa è stato fatto un richiamo anche agli strumenti finanziari che devono accompagnare tutto questo, e alcuni esempi anche ad altri paesi che sicuramente su questo stanno cogliendo queste opportunità. Io voglio parlare innanzitutto degli strumenti. L'Italia oggi si trova nel bel mezzo della sua programmazione della politica di coesione 2014-2020. I dati ufficiali ci dicono che il 50% di queste risorse è stato speso. Siamo nel 2022, la programmazione è partita nel 2014, perché dobbiamo essere realisti rispetto a quello che accade. E la stessa organizzazione dovrebbe essere capace
di spendere entro poco tempo oltre 40 miliardi di euro per completare la programmazione del 2014-2020. Al tempo stesso, la stessa organizzazione dovrebbe spendere 232 miliardi di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E siamo alla vigilia della nuova programmazione 2021-2027. Quindi, paradossalmente, per attuare tutto ciò che noi poniamo e indichiamo, non c'è una mancanza di risorse, esattamente l'opposto. C'è una difficoltà ed incapacità di utilizzare queste risorse. La Spagna cosa sta facendo in questo periodo? Usa una parte di quota a debito del suo PNRR che non aveva utilizzato fino ad oggi per individuare all'interno degli obiettivi del Repower EU, che è stato lo strumento messo in campo dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea nei giorni scorsi, per poter individuare una modalità per dare una risposta alla sua esigenza di completamento della capacità di indipendenza dal punto di vista energetico. L'Italia ha utilizzato tutta la sua quota a debito del suo PNRR, sono 122 miliardi di euro. Allora la prima domanda è: abbiamo un'idea che complessivamente il PNRR individuato dopo, all'interno del Next Generation, dopo la drammatica crisi derivante dalla vicenda della pandemia, sia attuale, visto che quelle scelte previste nel PNRR poi hanno incrociato uno scenario totalmente nuovo, qual è quello della guerra? Questa guerra ci pone degli obiettivi e l'articolo 21 del regolamento di attuazione del Next Generation indica la necessità di mettere in campo delle strategie finalizzate all'adeguamento a nuovi scenari? È questo un punto di domanda? Perché dico questo? Perché evidentemente il tema degli obiettivi è auspicabile. Noi oggi dovremmo in 10 anni realizzare quello che non si è lontanamente fatto in 30. Per carità, l'ottimismo secondo me è un elemento che deve accompagnarci e quindi va bene nella riduzione delle emissioni. Abbiamo i risultati della COP26, dove prendiamo atto che ci sono i maggiori produttori di emissioni al mondo, i maggiori concorrenti dal punto di vista economico e produttivo dell'Europa e quindi della nostra dimensione, che hanno già detto, non firmando quei documenti, di non condividere né le modalità né la tempistica. Addirittura alcuni hanno già indicato uno scenario che va ben oltre il 2050, 2060 e 2070. L'Europa produce circa l'8% di emissioni, questi altri paesi ne producono il 14 e il 27. Allora è evidente che il tema tempo è decisivo rispetto a tutto quello di cui noi parliamo. E lo dico perché talvolta appare una contrapposizione tra chi è, con una visione, parlo del Parlamento europeo, modernizzatrice del mondo, e chi invece ha una visione retrograda che non vuol cambiare nulla. Gli obiettivi del Green Deal sono assolutamente condivisibili e devono essere realizzati. La tempistica per realizzarli deve essere adeguata allo scenario che abbiamo di fronte, che, come dicevo, è quello degli strumenti e quello della geopolitica. Se noi mettiamo in campo un meccanismo di profondo mutamento del nostro sistema economico e produttivo, puntando a delle scelte che sono all'interno di questi provvedimenti e quindi ridisegnando complessivamente tutto questo, andiamo incontro a degli impatti dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico che devono essere gestiti in questo contesto. Allora perché oggi c'è in Parlamento, io dico per fortuna, una maggioranza che ha tagliato le unghie ad una visione eccessivamente ed estremamente ideologica e priva di realismo all'interno delle previsioni di alcuni degli strumenti del Fit for 55, e quindi vedremo anche quello che accadrà nei prossimi giorni, perché c'è la necessità di far prevalere il buon senso. Perché se noi mettiamo in moto un meccanismo anche sul tema delle dipendenze, e non possiamo non considerare quello che è accaduto, saranno stati fatti degli errori in questi anni, se oggi con lo scoppio della guerra in Ucraina noi prendiamo atto che l'Europa ha una dipendenza energetica e ha una serie di altre dipendenze strategiche che sono decisive in questo contesto? E questo è un fatto che può quantomeno consentirci di intervenire sull'elemento decisivo della contesa a livello europeo. Io lo voglio ribadire perché questo è il punto centrale, la tempistica. E se noi costruiamo un modello di riferimento che muti profondamente, come opportunamente ha detto il professor Carraro, io condivido poco fa, dobbiamo però collocarlo in un contesto nel quale ci sia una capacità dell'intero sistema di affrontare tutto questo e di farlo tenendo conto, e torno all'inizio del mio intervento e concludo, delle considerazioni geopolitiche.
È perché c'è un tema collegato alle materie prime per poter affrontare determinate scelte. E questo oggi ci sta insegnando tante cose. Nel rapporto a livello internazionale questo rappresenta un limite importante. E oggi noi stiamo toccando con mano tutto questo. Siccome la domanda iniziale, la sollecitazione iniziale era legami con il territorio, a me piace ricordare alcune cose di questo territorio. Se per esempio avessimo mandato avanti il rigassificatore approvato nel 2004 a Brindisi, se per esempio l'intervento del TAP fosse stato realizzato con modalità differenti, anziché rincorrerlo oggi per spiegare che tutti siamo d'accordo sul raddoppio, non ho capito chi era contrario qualche tempo fa, ma voglio dire, questa è la questione. Allora dobbiamo cercare di capire che gli errori che vengono compiuti rispetto a questo percorso non possono essere archiviati. Oggi il rischio qual è a livello europeo? Che si individui dal punto di vista della scelta e della tempistica soprattutto un percorso che punti a dare un risultato immediato, forzando anche dal punto di vista delle scelte il merito, e si mette in campo un sistema per il quale complessivamente l'Europa, e quindi il nostro paese ancora di più, rischia di trovarsi in una condizione di maggiore difficoltà, perché per attivare quel sistema che tutti vogliamo abbiamo bisogno anche di una capacità energetica che sostiene questo sistema, che va anche individuata contemporaneamente al processo che attiviamo, perché il rischio, e faccio un esempio così è anche un'occasione per un assist al mio collega amico Paolo De Castro, è che l'Europa decida, come ha deciso, di limitare la coltura in molti terreni nel passato per una scelta strategica sostenuta molto in questa direzione, di trovarsi nel mese di aprile, alla luce di quello che sta accadendo in Ucraina, ad autorizzare rapidamente il riutilizzo di questi terreni. Allora occhio, perché rischiamo di compiere degli errori di carattere strategico sulla base di un dibattito che spesso non entra nel merito delle questioni e di non considerare quali sono i limiti e le potenzialità sulle quali dobbiamo confrontarci per dare delle risposte adeguate. Io mi auguro, e chiudo, che nei prossimi giorni, perché ieri nella conferenza dei presidenti è stato riprogrammato il voto il 21 e 22, il 22 e 23 di giugno, nella mini sessione plenaria di giugno, quindi ritorneremo a breve ad affrontare questo, che il tema non sia una contrapposizione ideologica priva di merito, ma che la questione di fondo venga affrontata, e cioè la tempistica di attuazione sia compatibile con tutti quei processi giusti e legittimi che sono stati individuati e che vanno supportati con le risorse messe a disposizione e con la modalità e la qualità della spesa che possa accompagnare questo processo. Grazie. Grazie, grazie all'onorevole Fitto. Naturalmente ora lascio la parola all'onorevole De Castro, che è libero di interpretare il suo intervento come vuole, però naturalmente alcune suggestioni del suo collega europarlamentare, per esempio ho sentito che sono state tagliate le unghie ad una visione ideologica, che non so se eravate entrambi in aula a Strasburgo, immagino che la visione ideologica fosse quella di De Castro, onorevole Fitto, no, non è, no, non si riferiva a quello. Allora ecco, vicepresidente Timmermans. Ah, ok, va bene, allora ci dica il suo punto di vista sul tema in generale e sul voto dell'altro giorno in Europarlamento. Grazie, intanto anch'io voglio ringraziare, consentitemi con orgoglio, questa bella giornata che è anche la giornata in cui inauguriamo il CMCC, quindi mi fa molto piacere esserci, ringraziare tutti a partire da Panzera, da tutto lo staff che ha lavorato, è un orgoglio nostro, salentino, mi fa piacere sottolinearlo. Il voto di ieri, ma intanto è evidente che nella lettura dei giornali, senza nulla togliere ovviamente alla difficoltà di interpretazione che avete tutte le volte che noi ci riuniamo per votare, però indubbiamente c'è, diciamo, una grande colorazione, diciamo. In realtà siamo molto meno divisi di quel che appare. Intanto siamo meno divisi a livello europeo, ma siamo ancora meno divisi di quanto appare a livello nazionale. Gran parte delle scelte che facciamo, adesso tralasciando alcuni aspetti più ideologici, ma quando si parla di contenuti, quando si parla di azioni, come può essere il Green Deal o le azioni conseguenti, quando si parla di agricoltura, visto che io mi occupo prevalentemente di questo, siamo molto molto uniti. Se andate a divertirvi a vedere i voti in Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, vedete che c'è una coincidenza che sfiora il 90%, quindi diciamo. Poi è chiaro che quando i dibattiti diventano ideologici ci si divide, cioè qui c'è una, come dire, un pensiero da una parte, i più entusiasti, ottimisti, e quindi spingono, diciamo,
l'obiettivo oltre l'ostacolo, ce la facciamo, andiamo oltre, quelli che giustamente dicono attenzione perché il quadro geopolitico, come ricordava il collega Fitto, è cambiato e quindi forse dobbiamo tenere conto che in questo momento abbiamo un problema serio di energia, di transizione energetica. D'altra parte, ahimè, per poter venire incontro a quello che sarà il calo, diciamo, delle importazioni dalla Russia, addirittura si stanno rimettendo in moto le centrali a carbone. E chi l'avrebbe immaginato una cosa del genere? Cioè, è una cosa devastante. Allora, di fronte a un Repower EU che abbiamo approvato, che ahimè fa i conti con la realtà di una situazione per cui 20-30 anni fa forse ci siamo troppo fidati, diciamo, più la Germania che noi, comunque anche noi dietro la Germania, delle garanzie di approvvigionamento di idrocarburi dalla Russia, oggi stiamo venendo a capo e stiamo venendo a capo con le tante difficoltà. In questo contesto si inserisce questo Fit for 55, che è una direzione che, come e anch'io condivido il professor Carraro, è una direzione che l'Europa ha dato e ha anche qualche merito, no, ad averlo fatto prima degli altri con risultati migliori degli altri. Però la realtà, e qui io sono totalmente in linea con Raffaele, l'Europa rappresenta l'8% di questo, ahimè, impatto mondiale. Quindi forse noi, oltre ad andare oltre, e va benissimo la scelta evidentemente del 2035, accompagniamolo bene nei tempi perché non vogliamo avere impatti sociali e industriali, però forse dobbiamo fare di più dal punto di vista globale. Per esempio, quando noi parliamo di sicurezza alimentare, scusate se vi faccio qualche esempio agricolo, sicurezza alimentare noi a volte la leghiamo a un problema europeo. L'Europa non ha nessun problema di sicurezza alimentare, è chiaro, l'Europa è la prima area al mondo, una potenza agricola. Pensate che nel 2021 abbiamo esportato prodotti agricoli e alimentari per oltre 200 miliardi di euro. Cioè gli Stati Uniti, per dire, stanno sotto 130. Noi siamo di gran lunga la prima potenza. Allora il problema dice qual è? Il problema è che proprio perché sei una grande potenza mondiale ti devi prendere la responsabilità di guardare la sicurezza alimentare fuori dall'Europa, perché non è che se il Nord Africa è nei guai e non riesce ad approvvigionarsi di cereali, e ahimè stiamo assistendo le file per comprare il pane a Tunisi, al Cairo, cioè, è un problema che a noi non ci interessa, tanto noi il grano ce l'abbiamo, è un problema drammaticamente nostro. Quindi il ruolo globale dell'Europa va molto potenziato, va molto accelerato, così come nel campo della sicurezza alimentare, così lo dobbiamo fare anche nel campo della transizione ecologica. Cioè non è che noi possiamo dire facciamo uno sforzo pazzesco del nostro sistema produttivo, orgogliosamente da quell'8 scendiamo, dico per dire delle cifre, a 4. Ma se gli altri da 14-20 vanno al 25, noi di che cosa stiamo parlando? Niente, la situazione drammaticamente peggiorerà nei cambiamenti climatici. Quindi il ruolo globale è molto importante ed è quello che alle volte, senza essere così critico come Raffaele, noi facciamo alla vicepresidente responsabile del Green Deal, Timmermans, il quale a volte mette al di là senza preoccuparsi di quello che, ahimè, il resto del mondo fa. Quindi il dibattito in realtà è a giugno 21-22, quando chiuderemo questa partita. Tra l'altro, lo dico agli amici della stampa, io avrei votato sì anche a questo accordo, non è che è travolgente. C'erano stati alcuni emendamenti che avevano diciamo abbassato un pochino l'asticella, ma non è che ci sarebbe, il 21-22 saremmo di nuovo là, non cambierà nulla, avremmo risparmiato tutto questo dibattito, no, sulle divisioni, e ce l'avremmo approvato. Vabbè, è andata così, lo approveremo il 21-22, però la sfida rimane tutta, cioè la sfida rimane tutta, è una sfida veramente epocale, e quindi da questo punto di vista credo che sia necessario guardare con molta attenzione in modo che alle traguardie ambientali siano messi in parallelo anche le ricadute sociali e occupazionali. Ovviamente noi poi in più di altri ci portiamo dietro una difficoltà, sarà la burocrazia, sarà l'approccio del nostro paese, saranno le difficoltà storiche, non la difficoltà di adesso, perché i fondi strutturali non li spendiamo da una vita, tutte le volte inseguiamo sempre, no? Adesso abbiamo ultimamente, proprio pochi giorni fa, abbiamo approvato un ulteriore
opportunità per il nostro paese, perché i fondi non spesi del FEORA per l'agricoltura possono essere utilizzati per dare un aiuto agli agricoltori, no? E noi abbiamo subito detto bene, così evitiamo di, però siamo sempre a inseguire fondi che non riusciamo sempre a spendere. Riguarda più o meno tutti in Italia, non è che sia, però diciamo con alcune criticità maggiori in alcune regioni del sud. Quindi il tema è riuscire a mettere in sequenza questa grande sfida di carattere ambientale, industriale, come è stato giustamente detto, perché è prevalentemente una grande sfida industriale, che noi potremmo fare e che noi che ci auguriamo tutti di poter vincere, dando anche tutti i sostegni, ma farlo tenendo conto di una realtà che è quella che, ahimè, conosciamo. Quindi noi andiamo avanti in questa direzione, forse c'è qui da fare uno sforzo maggiore a livello internazionale. Benissimo il G20 che abbiamo fatto, che il Presidente è stato un grande successo, però poi dopo questa fatica, oggi ahimè peggiorata dalla situazione della guerra, dell'invasione della Russia, questo ha indubbiamente peggiorato, però sono tutti problemi reali. Quindi questa è la grande sfida. Non mettiamo, cioè andiamo avanti in questa direzione, ma non rischiamo di mettere il carro davanti ai buoi, come per esempio, sempre a proposito di Timmermans, ne chiudo, quando parla di un tema a noi caro, che ci preoccupa molto in agricoltura, la riduzione dell'uso della chimica, no? Un obiettivo che tutti condividiamo. Lui tra poco verrà approvato dal Collegio dei Commissari un regolamento che farà molto parlare, perché pone l'obiettivo di riduzione del 40% dell'uso dei fitofarmaci. Io scherzando nelle audizioni con Franz Timmermans gli dico: ma perché ti sei fermato al 40? Facciamo l'80, perché chi è che non vuole ridurre la chimica? Il problema è come, però. Gli dobbiamo fornire soluzioni concrete agli agricoltori per sostituire la chimica con altro, per esempio innovazioni genetiche di nuova generazione, non OGM. E però qui, cara Commissione, siamo in attesa di un tuo provvedimento che acceleri il percorso per la ricerca e per l'innovazione. C'è il precision farming, ci sono le nuove tecniche che possono rendere molto più efficiente l'uso della chimica. Bene, però anche qui, Commissione, prima facciamo i progressi, no? Mettiamo in condizione gli agricoltori di poter avere alternative, dopodiché arriviamo ai traguardi del 30. Ecco, c'è forse questo paradigma che va un po' aggiustato, però siamo tutti nella stessa barca e cerchiamo di fare la nostra parte. Grazie. Grazie onorevole De Castro. Professor Valentini, lei anche visivamente è lo scienziato, no? Tra la politica. Allora, diciamo così, come ci si sente? No, voglio dire, anche l'esempio dell'agricoltura è una richiesta di aiuto alla scienza, all'innovazione, per poter poi prendere delle misure importanti e drastiche come quelle sui fitofarmaci. Ma un'altra cosa che mi ha colpito dell'intervento precedente, l'onorevole Fitto, è la tempistica, no? Uh-huh. Ora, io comprendo le ragioni della politica che si deve preoccupare dell'occupazione, delle aziende. D'altra parte, se uno parla con gli scienziati, ci viene detto non c'è più tempo. Allora, questo tempo per, come dire, far fronte alle difficoltà economiche e quindi a non creare disastri sociali, c'è o non c'è? La scienza cosa ci dice? Perché se ci fosse il tempo, forse non saremmo nemmeno qui a discuterne tanto. Sì, intanto grazie. E anch'io mi associo un po' a questa bellissima giornata, vedere dopo 15 anni questo risultato. Peraltro io sono un grande stimatore, lo sanno molti amici, del Terza Lento, quindi sono proprio un amante di questa terra. E mi piace anche dire che questa giornata è un po' questa rinascita, no? Che c'è bisogno, no? Dopo la xylella, l'agricoltura salentina è stata molto attaccata e, cioè, per chi ha potuto visitare questo territorio è veramente devastato. Avere anche oggi questa presenza del CMCC, di questo importante centro di ricerca, è un po' una rinascita che insomma fa sperare anche a una rigenerazione, no? del territorio del Salento. C'è un progetto infatti in corso molto importante, governato, coordinato dal DAES, che è stato qui del presidente appunto vicino, e che effettivamente è a cui noi siamo a fianco, ovviamente siamo ad altre università, l'Università di Bari, il CNR, lo IAM, per cercare di dare una mano. Ecco. Però ecco, non mi sottraggo alla domanda, che è una domanda... non c'è tempo rispetto a che cosa? Allora, non c'è tempo rispetto all'ottenere gli obiettivi, la stabilizzazione del clima, e ok, questo è un dato fisico, non c'è dubbio. I dati ci dicono chiaramente, 2030, comunque vada, avremo 2 gradi centigradi più o meno, insomma, di riscaldamento
globale e quindi già siamo nell'era, diciamo, del cambiamento climatico, il problema è stabilizzarlo, perché una volta si discuteva dobbiamo raggiungere 2 gradi centigradi entro fine secolo, in realtà no, in realtà adesso arriveremo a 2 gradi centigradi, al 2030 dobbiamo stabilizzarlo, quindi la mitigazione, tutto questo, insomma, il dibattito che c'è oggi serve a questo. Però c'è un altro aspetto del tempo. Qual è il tempo per sviluppare un modello nuovo di società? E questo è il vero punto centrale, perché al di là di tutto, quello che diceva Petriccione è estremamente interessante. La sfida oggi non è solo quella di, ovviamente, deve essere ridurre le emissioni, ma di essere leader nel mondo. Cioè, se l'Europa non capisce, mi permetto di poter dare a voi questa, diciamo, un po' responsabilità, ma se l'Europa non capisce oggi che deve uscire, diciamo, da non credere nelle proprie possibilità, diceva giustamente Paolo De Castro, ma siamo il più grande esportatore di cibo del mondo, però siamo ancora come se fossimo, no, dei piccoli produttori, no? Le nostre aziende non hanno quelle leadership che vorremmo, no? Siamo dominati dagli Stati Uniti, o siamo dominati in altri casi dalla Cina. Cioè, riconoscere che siamo una squadra forte spesso è necessario per vincere, se no non vincerai mai. Allora, questa la questione del tempo è, non abbiamo molto tempo per imporre il nostro modello di sviluppo, che è un modello molto importante, leader nel mondo. Siamo un popolo pacifico, un popolo che ha un welfare fantastico, che ha una ricerca fantastica, dei giovani fantastici che stanno lavorando, e oggi lo vediamo anche qui, insomma, abbiamo giovani che magari in questo momento non sono qui, ma stanno su una nave magari nell'oceano, stanno studiando le foreste in Siberia, o stanno lavorando al computer. In questo momento li ho visti, stanno facendo i modelli. Quindi questi nostri ragazzi, diciamo, rappresentano il futuro dell'umanità, ma dobbiamo capire che abbiamo in mano il futuro dell'umanità con l'Europa. Cioè, se non capiamo questo, ecco perché io mi permetto di dire che va tutto bene, però dobbiamo anche accelerare la nostra leadership, che passa anche attraverso l'aspetto climatico. Ma secondo me l'aspetto climatico è necessario, ma non è solo l'unico obiettivo che abbiamo di fronte. Quindi la ricerca è fondamentale, la ricerca e innovazione rappresenta questo motore per il futuro. Vi do un ultimo, una sollecitazione, un esempio che va in questa direzione. Ieri ho fatto una conferenza, mi è stato chiesto di fare un talk introduttivo a una conferenza a Mosca in streaming. Okay? L'ho dovuto fare perché ho rapporti di ricerca da tanti anni, purtroppo. Questa guerra ci ha diviso nella comunità scientifica, ma è una cosa molto brutta anche quella, voglio dire, perché poi sono scienziati che fanno il loro mestiere, che spesso anzi hanno combattuto per diciamo, spingere la Russia ad avere una posizione diversa, per esempio sulle tematiche del cambiamento climatico, l'abbiamo visto negli ultimi anni che è cambiata. Beh, detto questo, faccio il mio intervento sull'innovazione tecnologica in agricoltura, da parenzi di tutte queste questioni di cui abbiamo parlato, presentando quello che facciamo anche noi, e la domanda è stata: ma noi come possiamo adesso con queste sanzioni arrivare a questi livelli che avete tecnologici? Ma in maniera candida, era una domanda anche impressionante. Come facciamo ad avere questi livelli tecnologici noi Russia e Cina? Mi ha molto colpito questo fatto, accoppiato la Russia e Cina. Cioè, noi Russia e Cina, come possiamo arrivare a questi? Cioè, vedendo che un'Europa che su queste tematiche già era molto più avanti. Ecco dove noi, la vera battaglia è questa, è quella di avere un modello più forte, no? Più forte. Quindi secondo me, cioè, da questo punto di vista, e voglio dire poi non so se c'è un altro tempo per dire un'ultima cosa, abbiamo parlato di grandi scale, grandi, diciamo così, teorie, ma poi in realtà noi dobbiamo rispondere alla gente. Una delle missioni anche nostre, la Fondazione CVC, è di rispondere anche al territorio. Quindi dobbiamo mettere, per me in questo momento, al di là dello scenario che è stato disegnato, i tempi più o meno lunghi, siamo più o meno preparati, dobbiamo fare cose concrete, cioè dobbiamo cominciare a sperimentare. Purtroppo, se non fai questo processo di learning by doing, non arriveremo al punto che avremo fatto delle teorie bellissime, ma non avremo mai provato se poi queste cose funzionano. Quindi per me oggi l'urgenza vera è cominciare a utilizzare questi fondi, ma immediatamente, in questo tempo non c'è, perché si facciano delle prove, degli esperimenti, si cambiano dei territori. Questo progetto del Salento sulla rigenerazione è un esempio di capire come noi, in questo momento di cambiamenti climatici, dove qui c'è un problema enorme di risorse idriche e quant'altro, diamo un futuro all'agricoltura del Salentino. Noi ci siamo su questa sfida con le nostre simulazioni, i nostri modelli, i ragazzi, tutti quelli che ci lavorano, però questa è una cosa concreta. Dobbiamo dire, a un certo punto si può fare, come si deve fare, farla e provarla e vedere se il risultato che abbiamo immaginato effettivamente è quello che volevamo.
Però questo è come dovremmo affrontare questa transizione, non semplicemente dividendoci, no, su, certo, posizioni e poi rimandare a quando dovremo prendere le decisioni veramente. Cominciamo da sperimentalista, lo dico, insomma, chi fa l'esperienza. Cominciamo a provare, a tastare, ecco, col terreno e capire poi come reagiscono le categorie, tutti quelli che sono coinvolti. Io farei un ultimo giro di domande con una risposta davvero di un minuto o due, per lasciare poi lo spazio al talk successivo. È vero, la tempistica è un problema, ma abbiamo già delle scadenze. Alcuni giorni fa il G7, quindi non solo l'Europa, ha deciso di decarbonizzare il settore elettrico della produzione di elettricità, quindi non più usando combustibili fossili, ma le rinnovabili. Abbiamo detto, il Parlamento ha votato per lo stop ai motori a combustione dal 2035. Allora, l'Europa e in particolare il nostro Paese, come si può attrezzare, visto che ormai in quel caso ci sono già delle date? Lì non possiamo in qualche modo ormai tergiversare, o no, onorevole Fitto, lei che ne pensa? No, ma non c'è dubbio che il tema è proprio questo, il punto è proprio questo, adeguando gli strumenti disponibili a questo tipo di progetto. Io penso, lo dico anche un po' forse in controtendenza, perché del PNRR si può parlare solo bene, no? Non si può dire nulla di critico, perché se noi parliamo male del PNRR è come bestemmiare in chiesa, non lo si può fare. Il PNRR è uno strumento individuato, come ho detto prima, nei mesi precedenti al conflitto in Ucraina. Ma noi possiamo pensare veramente di poter continuare a immaginare di utilizzare quelle risorse come le avremmo immaginate di utilizzare prima di questa vicenda? E questo è il punto. Allora, quando vogliamo immaginare modelli da sperimentare sui territori, opportunità, investimenti in questa direzione, facciamolo sulla base di una visione, non sulla base che rappresenta uno dei limiti dell'utilizzo delle risorse europee, dell'elenco della spesa, della frammentazione. Secondo me bisogna avere il coraggio di entrare dentro il PNRR, leggere quelle che sono una serie di interventi che magari non sono proprio urgenti, necessari, importanti, e immaginare invece una programmazione corposa, importante, che sostenga questo ciclo produttivo nuovo e che possa dare una risposta a quelle questioni che oggi noi poniamo e che ci riportano alla vicenda del tempo. Dico solo un'ultima cosa. Nel collegamento a quale faceva riferimento Riccardo Valentini poco fa, al di là di quello che è stato posto come questione Russia-Cina, attenzione, perché il tema che noi abbiamo di fronte nei prossimi anni è proprio questo. Se noi abbiamo una difficoltà di questo tipo, dobbiamo esserne consapevoli, soprattutto per affrontare le questioni delle materie prime. E la questione delle materie prime, rispetto a quello che diceva Paolo De Castro e che condivido, cioè la strategicità nel ruolo dell'Europa a livello globale, ha degli elementi di ulteriore problematicità e, per quanto mi riguarda, perplessità, sempre sul fattore tempo, perché in Africa sta avanzando una presenza politica di un certo tipo, che vuol dire avere in mano il dominio delle materie prime. E questo, rispetto a tutti i ragionamenti che noi facciamo, dobbiamo tenerne conto, a meno che non vogliamo svegliarci da un momento all'altro in un contesto nel quale enunciamo dei progetti molto belli e per poterli fare dobbiamo chiedere a sistemi, diciamo, discutibili l'autorizzazione per poterli realizzare. Il tema è tutto qui, quindi il fattore tempo, per quanto ci riguarda, torna rispetto alla capacità della qualità della spesa, che deve essere finalizzata a dare delle risposte chiare e soprattutto a coprire quei gap, quei buchi nel sistema produttivo di accompagnamento alle scelte nuove di cui parlavamo. Grazie onorevole. Onorevole De Castro, da qui al 2035 queste due grandi sfide: comparto elettrico decarbonizzato, auto elettriche. Ce la faremo e come? Ce la faremo. Teniamo sempre presente che, come dicono gli scienziati, quando noi mettiamo questo target 2035, dobbiamo immaginare che la costruzione di queste macchine elettriche dipenderà molto dal mix energetico nel paese in cui si costruiscono. Se queste macchine elettriche noi le costruiamo in un paese che ha un mix energetico drammaticamente dipendente dagli idrocarburi, non, in tutto il ciclo di vita di quella macchina elettrica non abbatteranno CO2, perché ce n'è voluta molto di più per costruirla.
Quindi anche qui è un problema di tempi, perché noi dobbiamo aumentare significativamente le energie rinnovabili nel nostro paese, facendo uno sforzo enorme. L'altro giorno abbiamo inaugurato un primo parco eolico qui proprio in regione, a Taranto. Ci sono voluti, adesso non ricordo bene, ma la cosa che mi ha impressionato, 17 anni, 16 anni. Cioè come, qui c'è un lavoro enorme da fare. L'accelerazione deve essere pazzesca, anche perché poi ci vogliono le infrastrutture per collegare questa produzione di energia rinnovabile. Quindi è davvero una sfida importante. Io sono ottimista, ce la possiamo fare nella misura in cui l'Italia ha dimostrato in tante occasioni anche delle cose straordinarie, no? Cioè, tutta una volta dimostra che riusciamo a fare delle cose nei tempi. Pensate al ponte Morandi, no? Per fare un esempio stupido. Quindi possiamo farcela. Ci deve essere questa consapevolezza generale che riguarda tutti i livelli dell'amministrazione, dal piccolo comune fino a quello che possiamo fare noi in Parlamento europeo. Speriamo, per semplificare. Grazie onorevole. Scienze politiche insieme, professor Valentini, ce la possono fare in questi 13 anni a cambiare volto alla nostra... Sì, ci deve essere sicuramente questo rapporto, più rapporto scienza politica, permettete di dire più rapporto scienza politica, perché credo abbiamo bisogno entrambi di parlare di più, dialogare, scambiarci opinioni, eccetera. Anch'io sono ottimista, perché vede, la scienza ha quantomeno un vantaggio: se ha una domanda cerca in tutti i modi di trovare delle risposte, diciamo in modo pragmatico, quindi siamo più pragmatici della politica. È successo in tanti esempi, da quando appunto Obama fece la riduzione delle emissioni delle automobili, cioè l'MIT subito fece il congegno necessario per fare. Cioè noi siamo in grado di rispondere anche velocemente, compro una piccola condizione, che le risorse della ricerca ci devono essere, ma soprattutto devono essere anche libere. Ci vuole un certo venture capital nella ricerca, non può essere solo troppo governato dall'alto, ci deve essere la capacità di anche mettere dei soldi e liberare la creatività. Vi assicuro che in Italia i nostri giovani, ripeto i giovani questa parola perché è fondamentale per la transizione ecologica, noi non la faremo la transizione ecologica con la nostra idea, la devono fare i nostri futuri giovani, sono molto pronti a affrontare queste sfide e a credere quindi in loro, liberare la loro creatività. Non dimentichiamo il ruolo fondamentale delle start-up, che in Italia, più che in tutti gli altri paesi europei, sta svolgendo un ruolo importantissimo, aiutando la nostra industria manifatturiera, che comunque è la seconda europea, è ancora una grande leadership, quindi è tutta la parte digitale, robotica, automation, e su questi temi c'è molto ottimismo. La politica deve semplicemente attivare quegli interruttori e credere in questi futuri, in questo tipo di futuro, in questo nuovo modello di economia. Grazie professore, grazie al professor Valentini, grazie all'onorevole Fitto, grazie all'onorevole Paolo De Castro per essere stati con noi all'inaugurazione del CMCC, grazie davvero. Grazie naturalmente al pubblico in sala, a quello che ci sta seguendo in streaming, ma restate con noi perché ora ci sarà un dibattito sul futuro dell'acqua moderato dal collega Tommaso Perrone, a cui lascio il palco e il microfono. Grazie ancora, prego. Grazie mille Luca. E approfitto subito per chiamare sul palco quindi Giulio Boccaletti. Prego Giulio, e anche Tina De Francesco, che adesso presentiamo. Prendete pure il microfono, sì. L'acqua, allora, iniziamo subito introducendo probabilmente la risorsa più preziosa che abbiamo in questo momento a disposizione, nel senso che senza acqua non c'è vita sulla terra, e in questo momento abbiamo appunto sul palco due persone che sanno bene di cosa parliamo per diversi motivi, sia dal punto di vista globale ma poi anche territoriale. Introduco appunto Giulio Boccaletti, che è autore di un libro che è uscito di recente, edito da Mondadori, una vera e propria enciclopedia, infatti si chiama Acqua, una biografia, credo che abbia richiesto un lungo percorso prima della pubblicazione, ma non solo, è anche uno dei massimi esperti al mondo di sicurezza ambientale di risorse naturali, è stato per anni alla ONG Nature Conservancy, dove appunto guidavi fondamentalmente proprio i programmi legati all'acqua, e oggi invece sei membro onorario del comitato scientifico del CMCC. Tina De Francesco invece fa parte del consiglio di amministrazione dell'acquedotto pugliese e fondamentalmente è legata al territorio
a doppio filo, quindi sia dal punto di vista personale ma ovviamente professionale. Nel 2021 è stata nominata consigliera con delega ai rapporti con i clienti. L'introduzione fondamentalmente che viene da fare è che, come abbiamo capito, per cercare di trovare un equilibrio verso uno sviluppo umano e sostenibile bisogna salvaguardare le risorse naturali che abbiamo. L'informazione è piena di notizie quali overshoot day o limiti planetari, poi magari chiediamo a Giulio anche di spiegare brevemente di cosa stiamo parlando, però fondamentalmente la nostra forma di sviluppo attuale non è adatta ad un equilibrio, a un'armonia sulla Terra. Ancor prima quindi poi della questione climatica, dobbiamo saper rispettare quali sono le risorse. E tra l'altro appunto gli scienziati poi hanno anche adottato un termine, non so in realtà se è di derivazione scientifica o meno, credo di no, è più giornalistica, però il termine antropocene va proprio a etichettare l'epoca in cui stiamo vivendo per descrivere come l'essere umano ha plasmato lo sviluppo del nostro pianeta. Da qui appunto la domanda in realtà che farei direttamente a Giulio Boccaletti è: che cosa dobbiamo imparare dalla storia del rapporto tra civiltà e quindi sviluppo umano e risorse naturali, in particolare l'acqua, per cercare di partire oggi, perché abbiamo capito che il tempo non c'è, ma soprattutto per lasciare alle future generazioni un know-how, una esperienza, una storia che possa insegnare a rimanere in equilibrio con le risorse che abbiamo. Intanto grazie mille per l'invito, mi fa particolare piacere essere qua, perché come climatologo riformato essere qua a vedere il centro di calcolo, uno dei centri di calcolo più importanti in Europa, insomma, stabilito qui a Lecce, fa un grande, grande piacere. Sì, diciamo che la storia ci può raccontare. Io ho scritto un libro di storia, una storia millenaria della relazione tra le persone e l'acqua, perché volevo rivelare come in tutte le istituzioni che ci circondano, dalla democrazia alla legge, alla Repubblica stessa, in realtà ci sia un materiale genetico di questo rapporto dialettico che noi abbiamo con l'acqua sul territorio. E forse questa è la questione fondamentale. Quando si parla di questioni globali si parla sempre di questi grandi limiti planetari, si parla del pianeta, ma in realtà tutti questi problemi poi diventano reali nel territorio, dove sono in realtà il risultato di due cose. Uno è il cambiamento ambientale, di cui abbiamo esperienza, ma l'altro anche il fallimento, il successo delle istituzioni e delle soluzioni che noi creiamo per proteggerci da questi cambiamenti mentali. Nel caso dell'acqua, la nostra storia, da quando siamo diventati sedentari, cioè da 10.000 anni fa, da quando sostanzialmente ci siamo fermati in un mondo di acqua che poi si muove attorno a noi, è stata una storia di azione e reazione. L'acqua trasforma il territorio, voi sapete, inondazioni vengono e trasformano il territorio, lasciano indietro pezzi nuovi di terreno, inglobano terreno. E noi ci teniamo di costruire argini, dighe e quant'altro per cercare di tenere questa forza sotto controllo. Questa è una storia che va avanti da 10.000 anni, quindi in un certo senso non c'è nulla di nuovo. Le scale alle quali noi facciamo queste cose sono particolarmente grandi in questo momento, però non c'è nulla di nuovo. E quindi guardando avanti, le soluzioni pure sono soluzioni istituzionali, no? Cioè, noi dobbiamo capire come fare ad agire sul territorio per proteggersi da questi grandi cambiamenti. Quindi la storia ci insegna questo, che noi siamo in questa relazione dialettica col clima, con l'acqua, che non è altro che espressione del clima sul territorio, e che ciò che ci aspetta è complesso, ma richiede nuove regole, nuove istituzioni, nuove infrastrutture e così via. Quindi è possibile fondamentalmente, come si diceva in un intervento precedente, creare prosperità senza danneggiare le basi fisiche, scientifiche? Ma sì, diciamo che noi, voglio dire, il grande risultato del XX secolo è stato quello della gestione delle risorse, in particolare delle risorse idriche, per creare prosperità. Ricordatevi per esempio che l'Italia, il miracolo economico italiano tra gli anni 30 e gli anni 70 è stato interamente alimentato dall'idroelettrico. Fino a quando Mattei ha portato il gas in Italia, di fatto noi abbiamo avuto tutto il nostro comparto industriale alimentato da energia idroelettrica, dalla trasformazione dei fiumi in sorgente di elettricità, che poi ci ha permesso di costruire, insomma, di servire il mercato europeo. Ha creato prosperità,
L'ho fatto in un momento in cui noi non ci premuovevamo tanto, non ci preoccupavamo tanto dei risultati ecologici, no? Erano valori diversi e quindi ci siamo sviluppati, abbiamo creato prosperità, ma a scapito di alcune cose che allora non facevamo caso. Adesso abbiamo valori diversi, crediamo di voler anche mantenere gli ecosistemi, di proteggere la natura, e quindi è necessario fare lo stesso, ma farlo in modo che incorpori anche questi valori. E questo è interamente possibile, posso poi dare anche degli esempi, però richiede di nuovo, come dire, una discussione politica che ci porti a queste decisioni. È possibile magari un esempio? Un esempio, io ho abitato per tanti anni a New York, l'acqua di New York, se voi aprite il rubinetto dell'acqua in un palazzo qualsiasi di Manhattan ed esce quando esce l'acqua, quell'acqua viene dalle Catskills, che sono questi bacini idrici protetti a circa 400 km da Manhattan, e sono posti di un'altissima biodiversità. Non è foresta primaria, ovviamente, foresta che è ricresciuta negli anni, ma è un posto bellissimo, tra l'altro si va, è un posto straordinario dal punto di vista naturalistico. Ecco. La più grande città, una delle più grandi città del mondo, è il cuore economico dell'America, dipende per la propria acqua, un po' come l'acquedotto pugliese, infatti, da queste sorgenti protette a 200-300 km. Sono talmente efficaci questi ecosistemi a pulire l'acqua che New York non filtra la propria acqua. Quindi quando aprite il rubinetto a Manhattan, l'acqua che esce è stata ozonata, è stata disinfettata, ma non è stata filtrata, perché gli alberi e gli ecosistemi delle Catskills producono acqua sufficientemente pulita. Questo è un esempio in cui New York è riuscita a evitare di dover costruire un depuratore da 10 miliardi di dollari grazie a questa dipendenza dalla natura. Quindi è interamente possibile integrare gli ecosistemi nell'economia moderna, questo è un esempio tra tanti, però richiede chiaramente pianificazione e richiede un uso del territorio diverso da quello magari siamo abituati, e questo richiede naturalmente istituzioni politiche che permettano di fare questi negoziati. Diciamo, quella trasformazione industriale di cui parlavamo prima dovrebbe anche iniziare a capire come inglobare quello che la natura ci insegna, e quindi evitare anche tecnologie che magari in realtà sono a disposizione. Le dirò di più, l'Italia ha appena passato una riforma costituzionale in questo senso, nel silenzio quasi generale, ma noi abbiamo riformato l'articolo 9 della Costituzione italiana, andando da una definizione, quella di Moro, insomma, dei costituenti, che parlava di paesaggio, che paesaggio è una cosa scientificamente difficile da definire, ma culturalmente molto chiara, tutti hanno chiaro che cos'è il paesaggio quando se ne parla, e abbiamo inserito parole come biodiversità, ecosistemi e la protezione degli animali. Questa è una cosa importante che va, diciamo, converge con una tendenza europea, ma di una conseguenzialità enorme, di cui non ci siamo ancora resi conto, ma abbiamo detto che la protezione della biodiversità è un fatto costituzionale, che vuol dire che quando, siccome anche la realizzazione della persona umana, articolo 3, è un fatto costituzionale, ci si ritroverà a dover gestire dei conflitti importanti su questi due principi, che verranno nel futuro, mano a mano che cerchiamo di, per esempio, arrivare a Fit for 55, di cui si parlava prima, che richiede anche un cambiamento dell'uso del territorio per assorbire il carbonio. Quindi è possibile, non sarà facile, ed è la storia che ci aspetta. Grazie mille. A proposito di territorio, io chiederei a Tina De Francesco anzitutto di introdurre un po', già l'ha fatto Giulio, un po' l'acquedotto pugliese, quindi anche eventualmente qualche cosa che si discosta da quello che è la concezione che abbiamo di una società del genere, e poi magari entriamo nel merito invece di come si può combattere la crisi climatica sul territorio come il Mediterraneo, che sappiamo essere un hotspot. Grazie, saluto tutti e vi ringrazio per l'invito. In realtà oggi sostituisco la presenza del nostro presidente La Forgia, che con piacere, insomma, mi ha delegato a questo incontro. Oggi Acquedotto Pugliese rappresenta una delle più grandi e storiche società nazionali, ma anche tra i maggiori player europei, sia per le sue dimensioni che per la sua complessità nella gestione del sistema idrico integrato. Come sappiamo, l'acquedotto è a servizio di tutti i comuni della Puglia e anche di alcuni della Campania.
per un, ripeto, un servizio di clienti di oltre 4 milioni per un'estensione di 20.000 chilometri quadrati di rete idrica, 12.000 di rete fognaria. Fa parte anche del gruppo Aseco, che è un leader nel compostaggio. Oggi Acquedotto, oltre che a garantire il servizio idrico, è molto impegnata in quelle che sono delle attività diciamo tecnologiche avanzate, come delle condotte sottomarine, degli impianti acquedottistici che si vanno ad alimentare in quelle parti di acqua dove, in quelle regioni più ricche della nostra, e anche di dissalatori. E la parte, anche un altro elemento importante in cui Acquedotto sta lavorando è molto il risanamento delle reti, sia per una un risparmio della risorsa, ma anche per un rispetto della natura. Un'altra parte, un altro progetto importante, che c'è già un'attività esistente ma che comunque sta ancora lavorando sia a livello innovativo, è quello della depurazione, del riutilizzo delle acque reflue. Questo è molto importante in un'ottica della risparmio sempre della risorsa, in quanto se vengono usate queste acque affinate per quanto riguarda ad esempio l'agricoltura, noi possiamo risparmiare quello che è la risorsa naturale che noi attingiamo dalle falde. Ma un elemento importante di questo aspetto è anche il nostro mare pulito, che ormai è stato classificato da varie aziende ambientalistiche rispetto a tutto il paese nazionale. Ma sempre riguardo a quello che è la depurazione, è importante il trattamento dei fanghi, quelli che in principio potevano essere degli scarti e quindi dei rifiuti. Oggi il trattamento di questi residui della depurazione, i cosiddetti fanghi, vengono utilizzati per la produzione di energia, non solo per Acquedotto ma anche per tutto il territorio. Quindi, come vedete, Acquedotto è molto orientata in quello che è uno scenario sostenibile e innovativo, e in effetti le sue strategie aziendali sono prettamente correlate con quelli che sono i principi di sviluppo dell'Agenda 2030 e anche gli obiettivi della Global Compact, nonché la condivisione che delle strategie regionali a livello dello sviluppo regionale e il costante rispetto delle delibere ARERA. A questo proposito, il Consiglio di amministrazione di Acquedotto, di cui io faccio parte, a fine 2021 ha costituito un comitato di sostenibilità con l'approvazione di un piano di sostenibilità che riguarda un bimestre dal 2022 al 2024. E diciamo che il progetto più innovativo di questo piano è proprio la gestione strategica dei rischi legati al climate change. E, questo consiste in un'attività, in una adozione strategica della gestione e della pianificazione della risorsa, in quanto nel suo decorso naturale non tiene presente quelli che possono essere i cambiamenti climatici, quindi si possono compromettere sia la qualità e la quantità dell'acqua, e questo può avere un impatto negativo sul territorio, soprattutto per lo sviluppo della sostenibilità sul territorio. Quindi a tal proposito ritenuto opportuno di far nascere un piano risk management aziendale.
Questa è un'iniziativa che appunto affronta quello che sono le problematiche del cambiamento del clima. E questo si svolge con delle attività che sono prettamente scientifiche e metodologiche, affinché appunto si possa studiare quali sono i rischi che impattano sul territorio dove Acquedotto opera. E, naturalmente oggi lo scopo, gli obiettivi sono quelli di operare con una certa progettualità, consapevolezza e analisi, affinché si possano appunto progettare quelli che sono gli investimenti e anche gli interventi, affinché si possano appunto combattere quelli che sono i rischi climatici, l'impatto che hanno i rischi climatici sul territorio. E a tal proposito, Acquedotto lo scorso 15 novembre ha diciamo creato una collaborazione con questo centro CMCC, che così chiamato Fondazione Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici. E lo scopo di questa collaborazione è quello proprio di mappare quelle che sono le valutazioni dei rischi climatici e della vulnerabilità della risorsa, affinché si possa intervenire cambiamenti che sono su quelli che sono i progetti già strutturati di sicurezza sugli impianti, sul territorio, eccetera. Diciamo che questo, vabbè, è già un po' la domanda che vi avrei fatto successivamente, nel senso che la ricerca scientifica, a quanto pare, è fondamentale in questo approccio anche di medio-lungo periodo, quindi hai anticipato la collaborazione col CMCC. Fondamentalmente, come sta cambiando il modo in cui percepite i segnali della scienza per impostare poi il vostro lavoro futuro e immagino anche trasferirlo poi alle persone che inizieranno a lavorare per voi? Sì, allora Acquedotto proprio in questo campo, cioè si sta molto, le sue attività le sto orientando molto su quello che è una ormai base sperimentale. Naturalmente si sta avvalendo delle collaborazioni di vari istituti scientifici, come abbiamo già nominato il CMCC, ma anche di varie aziende innovative e anche con la collaborazione di università nazionali e internazionali. E diciamo lo scopo di questo è appunto andare a mappare proprio quali sono i rischi a lungo termine, nel senso che c'è stata già una previsione nel 2030-2050 dove appunto facendo una mappatura di questi rischi si possa già intervenire sempre quelle che sono i piani, le linee sia nazionali che europee in tema sia di adattamento e di resilienza. Quindi diciamo la Puglia quasi come sentinella anche, no? Come hotspot, perché sappiamo il Mediterraneo essere un hotspot anche del riscaldamento globale, perché fondamentalmente qui la temperatura sta aumentando di più rispetto alla media. Grazie mille. Faccio la stessa domanda anche per chiudere un po' questo panel a Giulio Boccaletti, perché immagino che la ricerca scientifica, in particolare il lavoro con la ONG precedente e oggi col CMCC, abbia influito tantissimo nella scrittura del libro Acqua, una biografia, però se ci puoi raccontare in che modo sei riuscito a raccontare, dicevi, storie millenarie a braccetto con l'evoluzione e la ricerca scientifica. Ma riprendo un po' quello che è stato detto prima sia da Antonio che da Carlo Carraro, perché siamo un po' un'inflessione, in un certo senso questo lo vedo dalla storia che ho scritto nel libro. Quando guardate fuori la finestra, quello che vedete è il risultato di una volontà politica, nel tempo, quello che volevamo vedere, no? Nel XX secolo abbiamo trasformato il paesaggio sostanzialmente per
tenere il clima e la variabilità climatica fuori dalla nostra vita, così che potessimo andare le nostre giornate per essere membri produttivi della società industriale, no? Quindi ci alziamo la mattina, non dobbiamo guardare un fiume per andare al lavoro come facevano i nostri bisnonni, apriamo un rubinetto per far uscire l'acqua, non dobbiamo andare a un fiume per prendere l'acqua con il catino e così via. Tutto questo è costato soldi, è costato risorse che sono state spese dallo Stato del XX secolo, dalle aziende private che hanno contribuito a costruire queste infrastrutture, così che la natura e il clima diventassero uno scenario teatrale, una scenografia dietro la nostra vita abituale. Improvvisamente ci troviamo oggi in una situazione dove questa scenografia si sta rompendo e dietro stiamo scoprendo che c'è di nuovo questo attore estremamente potente che può cambiare il nostro paesaggio in maniera molto fondamentale. E quello che ci aspetta non sono però scelte scientifiche, sono di nuovo scelte politiche. Che cosa vogliamo vedere quando guardiamo fuori dalla finestra? Che cosa vogliamo fare dalla mattina alla sera mentre attraversiamo il nostro paesaggio? Dove vogliamo spendere soldi? No, queste sono le domande fondamentali, che non sono domande scientifiche, sono domande fondamentalmente valoriali, sono domande politiche, ma devono essere informate da ciò che sappiamo, dal meglio di ciò che sappiamo, ed è qui che un'istituzione come il CMCC gioca un ruolo fondamentale, un ruolo che la maggior parte delle società che ci hanno preceduto non hanno avuto il beneficio. Ed è un ruolo importante perché le domande alle quali dobbiamo dare risposta sono domande fondamentalmente locali. Per gli ultimi 100 anni la scienza del clima si è sviluppata come una scienza globale, che ha risposto a domande globali. Voi avete sempre sentito questioni di cambiamenti della temperatura media del pianeta. Principalmente l'obiettivo era cercare di sensibilizzare e rivelare che c'era un problema. Ora siamo convinti che il problema c'è, dobbiamo capire come gestirlo e per rispondere a quella domanda dobbiamo andare nel particolare, in Puglia, a capire come fare a gestire gli ulivi e avete un sistema idrico che dipende da sorgenti che sono lontanissime, non sono tra l'altro sotto il vostro controllo regionale, quindi cosa succede se vengono fatte scelte sul territorio altrove che hanno un impatto, che ne so, sulla sedimentazione che riempie i bacini che poi danno acqua al vostro acquedotto, no? Quindi ci sono scelte molto complesse che richiedono, come dire, un'applicazione della scienza, dell'economia, dell'agronomia, dell'uso dei territori a livello locale. Ed è lì che secondo me si scriveranno i prossimi 100 anni di storia, in questa comprensione che è alla frontiera, secondo me, della scienza e delle scienze sociali e fisiche. Di cui il CMCC è un rappresentante, secondo me, importantissimo e che ha un profilo internazionale molto importante. Quindi siamo molto, molto fortunati ad averlo qua, in parte perché, come diceva lei, l'Italia in particolare, il Mediterraneo più in generale, sono un hotspot, sono un posto in cui se qualcosa va male lo scopriremo qua prima che in altri posti. E quindi sarà, diciamo, la scienza avrà un ruolo importante, non ci darà le risposte, ma ci aiuterà ad arrivare a risposte sostenibili e più sensate. In questo nuovamente appunto facevi il riferimento anche a extra confine, no? Puglia, però la sorgente altrove, far rete, di nuovo cooperare per delle scelte politiche lungimiranti è di nuovo la chiave. E quindi magari imparare di nuovo anche dai sistemi naturali in questo, che sanno far rete in caso di pericolo e di emergenza. Beh, diciamo sistemi naturali ma anche istituzionali. Adesso non abbiamo tempo di andare in grande dettaglio, però una delle ragioni per le quali ho scritto questo libro è che nel processo di lavorare su queste cose per gli ultimi 25 anni sono diventato un fervente repubblicano, non in senso americano del termine, ma nel senso di Machiavelli o di, insomma, Cicerone, nel senso che la Repubblica è quell'istituzione umana che permette di mediare e negoziare le libertà individuali con i benefici collettivi. Quella è la funzione istituzionale della Repubblica. E non c'è esempio più ovvio di questo che la gestione dei cambiamenti climatici e territoriali che ci aspettano. Sarà una questione almeno nazionale, se non interamente europea, e richiederà di fare scelte che devono mediare tra le libertà individuali e i bisogni individuali e i benefici collettivi, anche perché dovremmo mettere in gioco la nostra capacità di finanziare la trasformazione futura. E quindi sì, gli ecosistemi sono un esempio evocativo a cui spesso si fa riferimento, ma la società umana non è un ecosistema, ha delle istituzioni che sono state disegnate dagli umani e la Repubblica è un'istituzione particolarmente importante. Che cosa sia la Repubblica ambientale non l'abbiamo ancora definito. Abbiamo cambiato la Costituzione in questo senso 2 mesi fa, ma non abbiamo ancora definito operativamente come si comporta una Repubblica
ambientale. Questo credo sia la sfida per l'Italia e per l'Europa. Grazie mille, direi che il concetto di repubblica ambientale è assolutamente da portare avanti. Ringrazio entrambi gli ospiti e ci avviamo alla conclusione di questa mattinata e quindi ho l'onore di invitare nuovamente sul palco il presidente del CMCC Antonio Navarra per i saluti conclusivi. No, grazie a tutti, volevo ringraziare tutti quanti quelli che hanno partecipato con noi a questa discussione. Io credo che i dibattiti di stamattina hanno dato il senso della complessità dei problemi che abbiamo di fronte e anche della necessità di avere un approccio assolutamente più che interdisciplinare, un approccio che in realtà fonde metodologie, principi e valori diversi proprio per essere in grado di poter contribuire alle scelte che devono essere fatte negli anni prossimi e probabilmente alla definizione della Repubblica ambientale, come diceva Giulio. Voglio concludere ringraziando tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa cosa, Laura Panzera soprattutto. Mauro Bonocore, lo staff della comunicazione, Gianni Nobili, le aziende che hanno realizzato questo edificio, il centro di calcolo, che hanno lavorato e sofferto con noi per arrivare a questo punto. Quindi volevo ringraziare anche tutti i nostri collaboratori di sempre, i nostri collaboratori scientifici, l'Università del Salento, che è una delle, diciamo, dei nostri punti di riferimento sul territorio, le altre università che partecipano alla fondazione e gli altri enti di ricerca che pure lavorano con noi. Mi viene da dire, vorrei ringraziare anche tutte le altre istituzioni in Europa e fuori che hanno collaborato con noi in questi anni. I risultati che noi abbiamo è anche il frutto di questa collaborazione. E per ultimo mi viene anche da dire, vorrei dare un grazie a tutti i membri, i ricercatori e ricercatrici del CMCC, quello che vedete qua è il risultato del loro lavoro. Quindi grazie. E a questo punto vorrei invitarvi tutti a un aperitivo che è qui dietro e quindi spero che vi piaccia. Grazie e arrivederci.